Ciao Chiara. Ciao. Bene, buongiorno a tutti. Mi presento anzitutto, sono Ilaria Antonini e sono a capo del Dipartimento per le politiche della famiglia. Oggi ho il compito di cui sono lieta e onorata, di aprire i lavori di questo quarto momento seminariale in formato webinar. Quarto perché segue ad altri tre incontri che si sono già verificati nei mesi di luglio e l'ultimo l'8 di settembre, che riguardano un percorso che è stato promosso dall'Osservatorio Nazionale per la sulla Famiglia, un percorso per arrivare alla Conferenza Nazionale della Famiglia, la quarta conferenza, che si terrà entro quest'anno. E che è il momento, diciamo, cruciale di raccolta e di sintesi scientifica e di tutte le istanze istituzionali e sociali in merito alle politiche familiari che saranno, sintetizzate nel Piano Nazionale per la Famiglia. Quindi oggi, noi chiudiamo un percorso che è un percorso nuovo, una fase ulteriore che è stata inserita nel percorso che per legge porta alla conferenza nazionale e dunque porta al piano nazionale. Perché abbiamo inserito questo ulteriore percorso, cioè una fase seminariale prima di arrivare alla conferenza nazionale? L'osservatorio che è stato ricostituito nel 2020 dalla ministra Bonetti che lo presiede, perché l'osservatorio è un organismo presieduto dal ministro che ha la delega sulla materia della famiglia, quando si è insediato, oltre ad organizzarsi per temi, oggi vedremo quali sono e di che cosa tratteremo, ha ipotizzato di arrivare alla conferenza attraverso dei momenti di riflessione specifici e di disseminazione del lavoro condotto dai gruppi di lavoro per poter raccogliere poi in una fase successiva di cui vi parlerò, le suggestioni, gli spunti, gli argomenti che da parte del pubblico, della società civile, di tutti gli attori coinvolti nelle politiche familiari, saranno, diciamo, di raccogliere tutti questi contributi che saranno poi presi in considerazione e valutati per la definizione del piano. Quindi è un momento nuovo ed un momento che è ispirato alla massima trasparenza e alla massima condivisione del piano nazionale. Prima di illustrarvi, quindi il mio è un intervento molto operativo e tecnico, consentitemi di ringraziare in primo luogo i componenti del Comitato Tecnico Scientifico dell'Osservatorio. L'Osservatorio è composto di realtà istituzionali, nazionali e territoriali, realtà sociali e ha una componente scientifica. E tutto questo appunto per avere non solo le istanze concrete che ci aiutano a individuare le politiche, ma anche un supporto di studio, ricerca e scientifico per definire i contenuti del piano. Quindi ringrazio la presidente, la coordinatrice del Comitato Tecnico Scientifico che è con noi e ha con me partecipato a tutti e quattro gli incontri seminariali, è la professoressa Giaccardi che è professore ordinario all'Università Cattolica di Milano. Ringrazio insieme a lei il componente dell'osservatorio e coordinatore del gruppo di lavoro che ha lavorato sul tema delle diseguaglianze che oggi andremo ad affrontare. Il professor Costanzo Ranci Ortigosa, professore ordinario del Politecnico di Milano. Ringrazio ovviamente i nostri relatori di oggi, che rappresentano una piccola mappa dei rappresentanti dell'osservatorio e che sono, come vi ho anticipato, tutti gli attori protagonisti della definizione delle politiche familiari del Paese.
e quindi rappresentano il territorio nazionale, rappresentano le realtà locali e gli altri attori della società civile, datoriale, dei lavoratori che oggi daranno il loro contributo. Il ringraziamento poi ai membri dell'osservatorio perché i webinar raccontano i contenuti che sono stati approfonditi e lavorati da tutti i componenti dell'osservatorio, suddivisi appunto, come vi dicevo, in quattro macro temi. Abbiamo trattato in un primo webinar che si è tenuto il 15 di luglio la questione demografica. Abbiamo trattato a seguire il rapporto tra generi e generazioni, il tema del lavoro in un'ottica di parità di genere e oggi il tema della diseguaglianza. Esiste poi un gruppo, un quinto gruppo, che è coordinato dalla professoressa Giaccardi e che rappresenta la sintesi di questi temi, che sono ovviamente alcuni dei temi, sono i filoni che rappresentano l'architettura del piano, ma che, se avete seguito anche gli altri webinar, raccolgono in realtà dei sottotemi e che hanno quindi rappresentano un panorama molto ampio del piano nazionale. Questo quinto gruppo rappresenta quindi una sintesi di tutti e noi lo abbiamo definito con il concetto di ecosistema della famiglia. Oggi quindi nel nostro webinar andremo a presentare e raccontare che cosa è stato individuato nel tema delle diseguaglianze, quale diciamo, contributo che il piano dovrà sicuramente tenere conto. E diversamente dal passato, c'è un'altra novità, si arriva quindi alla conferenza nazionale attraverso questi webinar, ma poiché in questa giornata non sarà possibile un dialogo interattivo con il pubblico, cioè voi potrete fare, porre dei quesiti o dare un contributo scritto ovviamente nella chat, ma lo possiamo soltanto raccogliere. Abbiamo pensato, e questa è una grandissima novità, di lanciare subito dopo ogni webinar una fase di consultazione pubblica. Di questo ringrazio, oltre che il Dipartimento EIDI che ci hanno lavorato, il Dipartimento della Funzione Pubblica e la società Formez, che ci hanno consentito, ci hanno messo a disposizione la piattaforma di consultazione pubblica del governo, Parteci.pa. È una piattaforma che ci ha dedicato una pagina web solo per le nostre tematiche, alla quale si può accedere facilmente registrandosi anche attraverso il link del nostro dipartimento. E in questa pagina voi potrete ritrovare la sintesi che oggi si discute di ciascun tema e quindi rispondere a due quesiti che noi abbiamo costruito per raccogliere le istanze.
azione nella quarta conferenza nazionale. E io penso di aver detto tutto, al termine dei lavori di oggi riprenderò la parola solo per ricordarvi appunto le modalità operative. Vi dico che nel sito del Dipartimento trovate anche, per chi non avesse seguito precedentemente, la registrazione dei webinar precedenti. Oggi vedrete che c'è una rappresentanza di mini osservatorio in questo webinar, abbiamo moltissime voci, lascio quindi la parola innanzitutto alla coordinatrice del Comitato Tecnico Scientifico per la sua introduzione, la professoressa Giaccardi. Vi ringrazio molto. Grazie Laria e grazie a tutti voi che siete collegati e che state seguendo questo percorso dall'inizio. Sarò molto breve perché non voglio rubare tempo ai tanti interventi di questa mattina. Il mio compito è quello di ribadire il senso di questo percorso che stiamo svolgendo. La conferenza nazionale non sarà un prodotto, ma sarà una tappa di un percorso che è iniziato da tempo, al quale tutti stiamo lavorando e al quale stiamo cercando, come ha spiegato Ilaria, di coinvolgere più persone possibili, le persone che lavorano sui territori con e per le famiglie. L'idea è che la famiglia in questo periodo più che mai si sia dimostrata una realtà imprescindibile, una realtà unica, una realtà della quale non si può fare a meno, ma anche una realtà trascurata, poco valorizzata, poco messa in condizione di sviluppare il suo potenziale. La famiglia è anche oggetto di diatribe ideologiche che non fanno bene alla famiglia e noi pensiamo che il compito che ci siamo dati è quello non tanto di censire le forme di famiglia o di stabilire delle gerarchie tra le forme di famiglia, ma quello di accompagnare, intanto di riconoscere e di accompagnare tutte le situazioni in cui ci sono adulti che si prendono cura di minori, che li accompagnano, che li mettono in condizioni di sviluppare le loro potenzialità in maniera... Scusate, mi sentite? Sento un suono strano. Sì, sì. Ok. Come recita la nostra bellissima Costituzione all'articolo 3, cercare di rimuovere tutte le condizioni che impediscono il pieno sviluppo della persona. Nel nostro gruppo, nell'osservatorio, ci sono sensibilità diverse, competenze diverse, persone diverse che però hanno a cuore questo nucleo unico, insostituibile e così prezioso, l'abbiamo visto nel tempo della pandemia. Noi pensiamo che la famiglia non sia una forma definitiva, ma una forma metastabile, cioè una forma che cambia nel tempo ma che ha una sua riconoscibilità, una sua specificità, una sua relativa stabilità però aperta al cambiamento. Come ci piace dire, la famiglia più bella deve ancora venire e noi dobbiamo accompagnare tutti i processi che valorizzano la possibilità della famiglia di farsi un soggetto contributivo nel mondo sociale. A questo scopo abbiamo cercato anche una sorta di innovazione metodologica che tenesse conto della complessità, nel senso letterale di complexus, cioè tessuto insieme. La famiglia è la lente d'ingrandimento per vedere come una serie di processi economici, sociali, culturali, tecnologici si intersecano e come dire, si influenzano a vicenda. È un punto di osservazione privilegiato. Pensiamo che un osservatorio sulla famiglia non faccia solo bene alla famiglia, ma faccia bene al mondo sociale nel suo complesso, nella sua integrità. E per questo ci siamo anche dotati di un metodo che fosse adeguato a questo oggetto, a un oggetto complesso, a un oggetto metastabile, a un oggetto però fondamentale, oggetto-soggetto fondamentale per il tempo in cui viviamo. E quindi abbiamo cercato, di formulare una sorta, la chiamerei, di ermeneutica contestuale, cioè di attenzione a tutti gli aspetti della realtà concreta che ci possono aiutare a meglio comprendere, a meglio intervenire a favore della famiglia. Il compito dell'osservatorio non è solo un compito funzionale, cioè far sì che le famiglie siano aiutate, ma anche un compito culturale e un compito politico, cioè far riconoscere il ruolo della famiglia nella sua
appunto multiforme presenza sulla scena contemporanea e far sì che la famiglia possa essere non un soggetto, diciamo, solo da sostenere, ma anche un soggetto contributivo che possa portare questo contributo unico al mondo sociale contemporaneo. Un contributo in termini di gestione della complessità, di armonizzazione dei ruoli, un contributo educativo, un contributo di cura, un contributo di innovazione sociale, perché la famiglia si inventa delle forme nuove che rispondono alle sfide del contesto, l'abbiamo visto nel periodo del Covid. Chiudo dicendo che appunto il metodo che abbiamo utilizzato è stato un metodo olistico, un metodo complesso, un metodo in cui si è dato spazio alle voci diverse, non per farle, diciamo, dialogare in maniera dialettica e bellica, in uno scontro di polarizzato di opinioni, ma per farle dialogare in modo dialogico, cioè in modo da avvicinare le posizioni apparentemente distanti che hanno però a cuore il bene della famiglia, e così sviluppare un percorso che sia il più possibile inclusivo, che non vuol dire aspecifico, non vuol dire poco significativo e sbiadito, ma vuol dire anzi capace di ospitare e valorizzare tutti gli sguardi e tutte le posture che hanno a cuore la famiglia. E questo crediamo sia un contributo molto ricco che l'osservatorio può dare, non solo sul tema della famiglia, ma sul modo in cui vengono affrontate le questioni sociali rilevanti, attraverso un percorso inclusivo che sollecita, anche attraverso i dispositivi tecnologici che aiutano e non sono soltanto, diciamo, tossici, ma sono in questo caso anche molto preziosi, sollecitare un cammino condiviso non solo verso la conferenza, ma verso una valorizzazione del contributo unico che la famiglia può dare oggi. E con questo passo volentieri la parola al professor Costanzo Ranci, che ha affrontato questo tema cruciale e difficilissimo delle disuguaglianze, con un lavoro, mi pare, preziosissimo. Ringrazio lui e il suo gruppo di lavoro e gli passo volentieri la parola. A te, Costanzo. Grazie mille, buongiorno a tutti quanti, vi ringrazio per essere presenti e per partecipare a questo incontro. Ringrazio Chiara Giaccardi, ringrazio Ilaria Antonini per avermi dato fiducia nello sviluppo di questo lavoro che adesso sto andando a presentare, che è stato già discusso all'interno dello specifico gruppo di lavoro dell'Osservatorio, cui fanno parte diverse persone, tra cui alcune anche che interverranno oggi successivamente nel dibattito. Il gruppo di lavoro è stato composto da diverse persone, qui ricordo le persone che ne hanno fatto parte, Roberta Bardelli, Filippo Adanovi del Ministero della Giustizia, Adriana Ciampa del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali, Antonio Mazzarrotto, Conferenza Stato-Regioni, Massimo Orselli, Forum Terzo Settore, Donatella Querci, UIL, Maria Luisa Scardina dell'Ufficio Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza, Luisa Sironi, Conferenza Stato-Regione ANCI. Se poi anche, beneficiato dell'assistenza tecnico-scientifica fornita da Francesco Chezzi e poi Tessa Onida dell'Istituto degli Innocenti. Quindi io ringrazio anche tutte queste persone per il contributo. Siccome il gruppo ha avuto, un avvicendamento nel coordinamento che era stato precedentemente tenuto dal professor Simoncini, di fatto la discussione all'interno del gruppo è stata più limitata nel tempo, e questo quindi ha portato al fatto che nei documenti siano presenti sia la mia relazione sia diversi allegati che sono accessibili sia online sia probabilmente sono stati anche distribuiti, sui quali alcuni, degli allegati verranno presumibilmente anche trattati e presentati nella discussione successiva. Bene, il mio intervento è sul tema delle disuguaglianze, è il tema del gruppo, arriva per ultimo, come ha detto la commissaria Antonini, ma è assolutamente cruciale, come già sappiamo, perché il nostro paese intorno al tema delle disuguaglianze attraversa anche e forse soprattutto a causa della pandemia una situazione abbastanza complessa che richiede delle, un'azione, un interesse, un intervento, un'attenzione particolare e anche delle azioni ad hoc.
Nel mio intervento cercherò di offrire sia un veloce ragionamento su quali sono i problemi, quindi un po' di diagnosi, ma anche un ragionamento sulle politiche che già sono in atto, perché non siamo all'anno zero nel modo in cui il nostro paese affronta il tema disuguaglianza. Delle importanti misure sono state messe in campo, sono già state studiate, sono in corso di implementazione e di applicazione, e quindi è bene che, come dire, noi ci concentriamo su questo scenario, che è uno scenario dinamico, uno scenario di cambiamento, uno scenario di innovazione, è uno scenario in cui il nostro paese si è già messo sulla strada nel cercare di intervenire per cercare di contrastare i fenomeni di cui adesso vi parlo. Per presentare meglio naturalmente il mio ragionamento, condividerò il mio schermo in modo da potervi far vedere alcune slide. Chiedo solo conferma a chi gestisce l'aspetto organizzativo per sapere se la condivisione è riuscita o non è riuscita. Si vede? Posso avere risposte? Penso sì. Si vede bene? Ok, grazie. Quindi io procedo velocemente. Dunque, il primo punto che vorrei toccare è quello che è raffigurato in questa slide. Questa è una premessa veloce. Per poter capire i problemi che riguardano le famiglie, le disuguaglianze tra famiglie nel nostro paese, dobbiamo innanzitutto tener conto del fatto che l'Italia è un paese fortemente diseguale. È un paese in cui i livelli di disuguaglianza sono molto elevati, anche in un contesto e soprattutto in un contesto europeo. Lo vedete da questa graduatoria che è fatta sulla base dei dati OCSE, sono solo aggiornati al 2017 e probabilmente la situazione ha subito anche qualche cambiamento legato alla pandemia, però vedete che l'Italia sostanzialmente è al quinto posto in questa classifica in cui, come dire, sarebbe meglio essere agli ultimi posti che ai primi. Ecco, perché questa è una classifica che misura esattamente i livelli di disuguaglianza. Rispetto agli altri grandi paesi europei, l'Italia è superata dalla Gran Bretagna, dal Regno Unito, ma si trova in una posizione più avanzata rispetto alla Spagna stessa, alla Francia, alla Germania, alla Svezia, cioè ai grandi paesi europei con cui noi ci possiamo misurare, ma anche a molti paesi, come dire, dell'est Europa. E quindi il tema delle disuguaglianze è già, come dire, nel nostro, come dire, fa parte dei problemi della nostra agenda, non da oggi, ma già da parecchio tempo. L'andamento della disuguaglianza è importante per capire che cosa accade nel nostro paese. Lo vedete in questa slide, vedete che sino al 2008-2009, cioè nella fase pre-crisi, prima della Grande Depressione che è partita con la crisi economica finanziaria del 2008-2009, il processo di disuguaglianza in Italia era tendenzialmente in regressione. C'è stata una riduzione della disuguaglianza nei nostri paesi, in buona parte legata in quegli anni all'aumento dell'occupazione femminile e quindi alla possibilità per molte famiglie di poter accedere a due redditi invece che a uno. La crisi ha drammaticamente invertito questo processo, lo vedete chiaramente nella slide, nella dinamica del flusso, creando una riportando la situazione esattamente a come era all'inizio degli anni 2000. Nel pochi anni la crisi occupazionale ha chiaramente messo in difficoltà, ma anche, diciamo così, gli anni successivi a quelli dello shock della crisi, quindi a cominciare dal 2011-2012, hanno visto sostanzialmente un aumento, un mantenimento delle situazioni di disuguaglianza, con un aumento più contenuto rispetto al periodo precedente, ma ancora molto elevato. Siamo quindi di fronte a una situazione in cui la disuguaglianza è presente, è un fenomeno oscillante nel tempo, ma che le crisi, e non abbiamo ancora il dato sulla creato dalla pandemia, ma ahimè ci attendiamo che la pandemia abbia ulteriormente aggravato una situazione attuale, ma è una situazione che, come dire, subisce delle modifiche anche a causa delle crisi attese, inattese, improvvise, che purtroppo abbiamo dovuto fronteggiare negli ultimi 10, 12, 13 anni. Tutto questo ha a che vedere col problema di cui oggi discutiamo, cioè quello delle famiglie? Ha a che vedere
perché la disuguaglianza di cui soffre complessivamente il nostro paese ha creato, ha contribuito a creare un rischio di povertà. Un rischio di povertà che nel nostro paese si è andato a concentrare sempre di più proprio sulle famiglie con minori. Non abbiamo ancora dati di nuovo sulla pandemia, ma i segnali deboli che già abbiamo su questo mostrano che questo rischio di povertà è stato esasperato dalla pandemia, sino a determinare, diciamo così, i confini di quella che potremmo oggi chiamare una vera e propria emergenza sociale. Penso quindi che la conferenza che stiamo cominciando, su cui stiamo già lavorando da un po', dovrà affrontare questo tema, dovrà mettere questo tema, come dire, sul tavolo, anche perché, come dirò poi più avanti, su questo già delle azioni sono in campo, delle azioni importanti sono in campo. Per capire i contorni della situazione, forse questa classifica è sufficiente. Questa è una classifica che vi fa vedere, come dire, il ranking dei paesi europei per il rischio di povertà concentrato nella popolazione 0-17 anni, quindi sostanzialmente tutta la popolazione sino al compimento del 18° anno di età. E qui vedete che, ahimè, siamo nella terza posizione. Abbiamo un rischio di povertà che arriva a toccare una componente molto importante di questa popolazione, il 18%, cioè siamo quasi a 1 su 5 della popolazione 0-17 anni che è a rischio di povertà relativa. Siamo superati dalla Spagna, ma siamo nettamente in una posizione di rischio di povertà superiore a quella della stessa popolazione 0-17 nel Regno Unito. Siamo sopra del 7%, quindi una percentuale importante rispetto alla situazione di Francia e Germania, cioè gli altri paesi, diciamo, dell'Europa continentale con cui spesso ci confrontiamo. Siamo sopra il 10% rispetto ai valori registrati in Svezia. Si tratta quindi di un elemento che ci contraddistingue e che, a cui dobbiamo in qualche modo far fronte. Anche perché non è un problema che ci portiamo dietro da sempre. Se vedete questa slide, vi mostra i tassi di povertà, di rischio di povertà delle famiglie in cui sono presenti figli minori, ok, in relazione al rischio di povertà del totale delle famiglie nel nostro paese. Mentre il rischio di povertà del totale famiglia, che è la linea blu, è tendenzialmente abbastanza stabile nel tempo, qui avete un periodo di tempo molto lungo, andiamo dal 97 al 2019, quindi più di 20 anni di analisi della situazione, il rischio di povertà per le famiglie con almeno un figlio minore invece ha subito una modifica abbastanza importante. Sino al 2009-2010, vedete, i dati sono allineati a quelli delle totale complesso di famiglie, ma dal 2010 qualcosa è accaduto nel nostro paese e qui vedete c'è un aumento rampante, fortissimo, elevatissimo, che ha portato il rischio di povertà di queste famiglie quasi a raddoppiare rispetto a quello delle famiglie normali. C'è quindi una forte concentrazione del rischio nelle famiglie con minori che ha raggiunto il suo apice nel 2018. Attendiamo con ansia i dati sul 2020 e 2021 poi per capire in che misura questo dato, questa crescita, che è chiaramente legata agli effetti della crisi, prima finanziaria e poi occupazionale del 2008-2009, in che misura questa dinamica è stata poi impattata anche dal Covid e dalla pandemia. Un altro aspetto importante di questa vicenda riguarda quali famiglie tra il complesso delle famiglie con minori viene toccato dalla povertà, dal rischio di povertà. E qui è molto importante capire questa cosa, perché vedete, nel 99, nel 2009, quindi sino appena prima dello, diciamo, precipitare della situazione che vi ho delineato appena in precedenza, il rischio di povertà era tradizionalmente concentrato nelle famiglie cosiddette numerose, cioè in cui erano presenti almeno tre figli minori o più.
ed era quindi chiaramente legato a un gap tra la numerosità del nucleo familiare e la presenza e la consistenza anche dei redditi che la famiglia, di cui la famiglia poteva disporre. Questo è il problema come tradizionalmente è stato posto nel nostro paese. Se guardate i dati del 2019, vedete che qualcosa è cambiato. Certo, il rischio di povertà delle famiglie numerose è aumentato ancora di più, raggiungendo un livello molto elevato, quasi 35%, una su tre. È un livello praticamente, diciamo, veramente alto da questo punto di vista. Ma quello che voglio segnalarvi è anche un aumento notevole del rischio di povertà anche per le famiglie con due figli minori, in cui vedete che c'è un aumento del rischio di povertà sino al 20%, e addirittura anche delle famiglie con un solo figlio minore. Quindi in qualche modo quello che è accaduto è che il rischio di povertà si è diffuso nel complesso delle famiglie con minori, e incidendo in un modo sostantivo anche e soprattutto sulle famiglie con due figli e non soltanto su quelle con tre o più figli. Perché? Perché questa crescita della povertà? La risposta è semplice, in parte ve l'ho già anticipata, è in buona parte legata al problema dell'occupazione. La perdita del lavoro di uno di entrambi i genitori, in parte determinata dalla crisi economica, ma anche ovviamente dalle ripercussioni economiche della pandemia, determina un forte rischio di povertà. Il dato che qui vedete riguarda la povertà assoluta, non quella relativa, ma di fatto sta a indicare che le famiglie con minori in cui sono presenti genitori in cerca di occupazione o in posizione di disoccupazione hanno un rischio di disoccupazione che è notevolmente più alto, 29%, lo vedete qui, rispetto a quelle delle famiglie in cui i genitori sono in posizione di occupato o almeno un genitore in posizione di occupato. C'è quindi 4 volte tanto il rischio di povertà aumenta per queste famiglie. C'è quindi un chiaro legame tra il tema dell'occupazione e il tema della povertà. È uno degli aspetti su cui naturalmente quindi dobbiamo intervenire. Ma l'altro aspetto altrettanto importante è invece quello della concentrazione territoriale di questa povertà, perché la concentrazione territoriale, lo mostra questa mappa molto ben fatta, è naturalmente molto elevata nelle aree del meridione e soprattutto in molte aree metropolitane, urbane del meridione, del nostro meridione. Quindi si tratta, come dire, di un fenomeno che ha una forte concentrazione territoriale di cui bisogna tenerne conto. Prima di discutere delle soluzioni voglio aggiungere 2 aspetti molto importanti delle difficoltà che le famiglie italiane oggi vivono e che hanno ancora attinenza con i temi della disuguaglianza. Uno è il problema delle povertà educative, su cui il gruppo di lavoro si è soffermato spesso. La povertà educativa indica, come dire, delle difficoltà da parte dei minori a poter accedere in un modo, diciamo così, equo al sistema dell'istruzione. Noi sappiamo che il sistema dell'istruzione è fondamentale perché è quello attraverso cui poi avviene non soltanto un accrescimento delle capacità di apprendimento del livello culturale della popolazione, ma anche aumenta il grado di qualificazione delle persone nel momento in cui queste entrano nel mercato del lavoro, in una posizione che quindi può essere quanto più protetta e quanto più avvantaggiata, quanto più ovviamente il livello di qualificazione è più elevato. Un modo per misurare la povertà educativa utilizzato nella discussione europea è quello di misurare la quota dei cosiddetti early leavers, cioè la massa di individui compresi in un'età tra 18 e 24 anni che per diverse ragioni non hanno raggiunto il diploma e che quindi hanno un livello di istruzione inferiore a quella di un diploma di scuola superiore. Questa indicazione quindi persone che lasciano il sistema educativo, come dire, un po' prima di quanto si è auspicato, ecco, è che c'è nella politica europea l'idea che questa quota di popolazione debba essere
ridotta quanto più possibile. Si è posta una soglia obiettiva del 10% per il 2020 e l'Italia non l'ha raggiunta. L'Italia si colloca anche in questa classifica purtroppo in un posto, in una posizione abbastanza bassa, pur notando un grande miglioramento negli ultimi 10 anni, perché si è passato dal 18 al 13% in questa quota, quindi c'è stato un grosso sforzo, un grosso miglioramento nel nostro paese. La quota di questi individui non diplomati in questa classe di età, in questo gruppo di età, è ancora abbastanza elevata, più elevata di quella della Germania, 3 punti percentuali, più elevata di quella della Francia, più 5 punti percentuali, più elevata di quella della Svezia, più 6 punti percentuali. Quindi abbiamo anche su questo da lavorare per cercare di favorire, come dire, una partecipazione più lunga, più di qualità della nostra popolazione giovanile, della nostra popolazione adolescenziale dentro il sistema educativo. L'ultimo tema su cui poi altri interventi si soffermeranno, quindi in questa fase vado più breve, ma non perché il tema non sia importante, riguarda le famiglie vulnerabili, cioè quelle famiglie che abbinano a delle difficoltà economiche delle ulteriori difficoltà legate alla loro situazione specifica. Un aspetto molto importante riguarda quello dei minori in affidamento familiare. I dati ci mostrano che queste persone sono quasi 15.000 nel nostro paese, a cui dobbiamo aggiungere anche i minori accolti ancora oggi nei servizi residenziali, quindi minori, come dire, in una situazione di forte fragilità familiare o di assenza di famiglia. Sono ancora altre 13.000 persone. Nel complesso abbiamo a che vedere con quasi 30.000 minori che sono in una situazione, come dire, di difficoltà e che, per i quali in parte le famiglie affidatarie intervengono, ma che necessitano di supporto, di sostegno e di accompagnamento. Non dobbiamo dimenticarci il problema delle persone con disabilità, che sono più di 3 milioni nel nostro paese e in buona parte la cui cura ricade dentro le responsabilità familiari. C'è un grosso tema che riguarda gli studenti con disabilità. La pandemia ha svelato il problema, l'ha reso ancora più evidente, visto che molti di questi studenti, ahimè, hanno avuto grosse difficoltà nel seguire la didattica a distanza, ahimè, quindi, come dire, la pandemia ha esasperato una situazione già critica. Ci sono le famiglie con presenza di minorenni tossicodipendenti o con altre problematicità comportamentali di cui bisogna tenerne conto, in cui i problemi precedenti della povertà economica ovviamente diventano drammatici se si accompagnano anche a queste ulteriori vulnerabilità. Ecco, perché discutere di disuguaglianza è importante? È importante, prima l'ha già detto Chiara Giaccardi, è importante perché è il dettato della nostra Costituzione che ci chiama a intervenire rispetto a questo tema, per assicurare almeno opportunità eque a tutte, come dire, la nostra popolazione, inclusi i nostri bambini e ragazzi. Ma anche perché un eccesso di disuguaglianza può danneggiare lo sviluppo economico del paese, può comportare una contrazione della domanda interna, dei consumi interni, può comportare una minore propensione di famiglia a fare investimenti nel capitale umano, quindi nell'educazione dei figli, nello sviluppo di attività di imprese, può deprimere la mobilità sociale ascendente e quindi spingere le popolazioni verso atteggiamenti passivi anche nei confronti del mercato del lavoro. Ci sono quindi buone ragioni per pensare che un eccesso di disuguaglianza non contribuisca sicuramente alla crescita economica, che per noi oggi è, come sappiamo, un obiettivo fondamentale del nostro paese. Una alta povertà, soprattutto nelle famiglie con minore, deprime sicuramente la natalità, peggiora nel tempo il bilancio demografico della nostra popolazione, favorisce fenomeni di emarginazione e segregazione sociale e territoriale nella misura in cui questa povertà tende a concentrarsi, come vi ho fatto vedere, in alcuni territori del nostro paese, creando ovviamente le premesse per una situazione di emarginazione e difficoltà che non è più solo dell'individuo e delle famiglie, ma di interi territori. Ci sono quindi tante buone ragioni di carattere sociale, etico, economico, consigliano di intervenire su questo. Che cosa si deve fare? Che cosa si può fare per contrastare le disuguaglianze tra famiglie?
Gli interventi sono sostanzialmente di tre tipi. Si tratta da un lato di aggredire il tema reddituale, quindi cercando di intervenire attraverso misure che riducano il rischio di povertà nelle famiglie che ne sono maggiormente, come dire, vulnerabili. Si tratta però di intervenire non soltanto nell'offerta, come dire, reddituale, ma anche nell'offerta di servizi, perché l'offerta di servizi è fondamentale, innanzitutto quella di servizi educativi, proprio per consentire, come dire, a due cose fondamentalmente: più opportunità ai minori che operano in famiglie svantaggiate, per creare un contesto di pari opportunità rispetto ai minori che vivono in famiglie meno svantaggiate, e anche perché se il problema, come abbiamo detto precedentemente, della povertà è in buona parte determinato dall'occupazione, dobbiamo favorire sempre di più la conciliazione tra lavoro e cura. Questo tema, che è sull'agenda già da diversi anni, diventa ancora più importante in questo contesto, perché se non consentiamo alle famiglie, ai genitori, di poter cogliere anche delle opportunità che la ripresa economica può mettere a loro disposizione, mettendo, come dire, freni alla loro possibilità di andare sul mercato del lavoro, noi in realtà non stiamo favorendo ovviamente un superamento della povertà in queste famiglie. Quindi il tema dei servizi educativi e dell'accesso di questi servizi da parte delle famiglie svantaggiate è oggi cruciale per combattere la povertà. Ma più in generale, visto l'importanza dell'accumulo dei problemi delle famiglie vulnerabili, c'è anche un tema di miglioramento del sistema di protezione pubblica nel suo complesso. E io penso che oggi siamo di fronte a un'occasione storica per operare su questo, perché il combinato disposto del cosiddetto Family Act e del PNRR in qualche modo ci mette oggi in condizione di disporre di due strumenti che in diverso modo, ma nello stesso tempo, in parallelo, ci consentiranno di aggredire il tema della disuguaglianza e di realizzare una chiara, netta, precisa riduzione di questo grado di disuguaglianza. Da un lato attraverso delle misure, per esempio di carattere reddituale, ma non solo, perché il Family Act comprende anche interventi di altri tipi, contributi a costo e servizi, riordino dei congedi parentali, maternità e via dicendo. E poi, dall'altra parte, cercando di colmare i divari di fornitura di servizi a livello territoriale attraverso la missione 4 del PNRR, che prevede un forte investimento economico nella produzione di nuovi servizi per l'infanzia, e quindi nella logica anche del superamento della povertà educativa e delle difficoltà che abbiamo già detto. Quindi è un'occasione storica che va colta e dovrà essere accompagnata, perché ovviamente, come sappiamo, le riforme, le innovazioni si fanno sulla carta, si fanno prendendo decisioni, ma poi si fanno anche sul campo implementando queste politiche sui territori, e ovviamente molte di queste politiche dovranno essere monitorate, valutate, accompagnate per coglierne, come dire, il senso, per capire se il modo in cui sono costruite risponde all'obiettivo e per eventualmente introdurne correzioni nel corso dell'attuazione. Poche parole su entrambi questi disegni, queste due misure, per cogliere quali sono i problemi. È inutile qui che vi presenti l'importanza dell'assegno unico universale, di cui è prevista, diciamo così, l'attivazione al di fuori della misura temporanea da 2022. È una spesa ingente che coprirà una componente molto importante della popolazione italiana. Ha un disegno che è quello che potremmo definire in generale di universalismo selettivo, all'interno di una logica che è quella di voler favorire, come dire, di voler introdurre un elemento di diritto e quindi a un beneficio, a un supporto per tutte le famiglie in presenza di minori, quindi un sostegno universalistico, un diritto al sostegno economico a copertura del costo dei figli, che è, come dire, un principio fondamentale che l'assegno unico universale, già lo dice il termine, porta. E questa misura prevede anche, già questo è scritto, come dire, nel testo della riforma,
una selettività a vantaggio dei più poveri. C'è molta discussione su come questa può essere fatta, però è chiaro che, come dire, il modo in cui la selettività verrà introdotta dentro al disegno universalistico può cambiare molto. Questa che vedete qui è una simulazione che vi fa vedere come la misura temporanea che è stata introdotta a cominciare da luglio nel nostro paese per un figlio e per due figli si distribuisce a seconda del livello di povertà delle famiglie. Sull'asse delle X a 1 avete le famiglie più povere, a 10 avete le famiglie più ricche. E vedete che gli importi dell'assegno cambiano molto e scendono abbastanza rapidamente passando dalle famiglie più povere, i primi due decili, quindi il 20% delle famiglie con ISEE più basso, sino al 20, 30, 40% delle famiglie con ISEE più alto. C'è quindi una forte selettività che è stata introdotta in questa misura temporanea, che quindi dovrà essere rivista e dovrà in qualche modo essere ricompresa dentro la misura definitiva. C'è questo tema. Se noi adottiamo questa scala temporanea sul complesso delle famiglie italiane potenzialmente beneficiarie, vedremo che adottando quel sistema avremo che più della metà delle risorse finanziarie devolute per l'assegno unico universale si concentrerebbero su, come dire, il 30% delle famiglie più povere, mentre soltanto il 9% della spesa si concentrerebbe sul 20% delle famiglie più ricche. Ci sarebbe quindi in qualche modo una chiara selettività a vantaggio, come dire, delle famiglie più povere, nella logica ovviamente di una riduzione forte del loro rischio di povertà. Sarebbe quindi una misura in grado di combattere quella povertà reddituale di cui abbiamo parlato. Ci sono però dei ma o dei se che devono essere inseriti nella discussione, e i se e ma più importanti sono quelli relativi al problema delle trappole che possono scattare allorché una misura diventa fortemente selettiva. Alcuni dicono che una misura fortemente selettiva può scoraggiare la partecipazione al mercato del lavoro da parte delle famiglie più povere, perché l'entrata nel mercato del lavoro potrebbe comportare a una, come dire, la perdita del beneficio o una riduzione del beneficio. Quindi potrebbe esserci un disincentivo da questo punto di vista a partecipare al mercato del lavoro. Un altro rischio è quello dell'evasione fiscale. Ovviamente, siccome tutto il sistema si basa sull'ISE, come dire, una dichiarazione più basso, addirittura una non dichiarazione di redditi percepiti, può portare ovviamente al percepimento di un assegno più alto. C'è quindi un problema, come dire, di trasparenza fiscale di cui bisognerà tenerne conto in un paese in cui l'evasione fiscale è molto elevata. C'è un problema che a mio parere forse è il più forte, e quello su cui è necessario concentrare l'attenzione, che è il fatto che le procedure per accedere a questa misura possono essere abbastanza complesse, legate anche alla produzione di documenti fiscali, di documenti sulla composizione del reddito delle famiglie, e questo potrebbe mettere in difficoltà le famiglie a reddito più basso nella loro capacità di superare, diciamo così, le difficoltà burocratiche per poi arrivare a poter percepire la misura. Ci sono molti studi europei che mostrano come questo problema del cosiddetto basso take-up, il basso tasso di partecipazione, è abbastanza elevato. Quindi anche su questo bisognerà intervenire. Serve quindi monitoraggio e valutazione nell'implementazione della misura per vedere se questi effetti potenzialmente negativi della selettività scatteranno o non scatteranno, e quali misure possono essere adottate per in qualche modo evitare queste possibili trappole. In due minuti dico ancora qualcosa sul secondo asse di intervento, perché è importante, che è quello che riguarda la missione 4 del PNRR, che prevede, come già immagino tutti voi sappiate, un forte investimento sino a 4,6 miliardi per l'asilo nido e la scuola d'infanzia, 3,6 sull'asilo nido e 1 miliardo per scuola d'infanzia, con l'obiettivo di creare più di 200.000 nuovi posti in asilo nido, portando la copertura finale del nostro paese a un livello molto molto più elevato rispetto a quello attuale, dal 25, che è il tasso stimato oggi, a quasi il 40%, anche oltre il 40% di copertura attuale.
un livello che ci porrebbe, come dire, ben sopra l'obiettivo europeo di copertura che attualmente è fissato al 33%. Qui i problemi sono molto semplici, che ok, la crescita quantitativa del sistema, ma bisognerà riequilibrarlo in due sensi. Da un lato perché la copertura dell'offerta oggi non è, equa su tutto il territorio. Ci sono alcune regioni in cui il parametro per il 33% è già stato raggiunto, in gran parte delle regioni del centro-nord, va detto, così accade, anche se non in tutte, ma in gran parte le regioni del mezzogiorno invece viaggiano su parametri di livelli molto più bassi. C'è quindi un problema di come fare per portare a questo riequilibrio, perché la crescita sia concentrata nelle aree oggi più depresse dal punto di vista della capacità di offerta, senza naturalmente deprimere, comportamenti virtuosi di chi ha già investito tanto in questo servizio. E l'altro problema è quello del cosiddetto effetto San Matteo, e cioè il rischio che, riprendendo una citazione biblica, chi ha avuto, chi ha, avrà, e chi non ha, avrà ancora meno, e cioè il rischio che i servizi vengano catturati soprattutto dalle famiglie più ricche. Questo oggi già accade. Qui vedete che oggi, a fronte del 25% di copertura dei servizi, abbiamo che ben il 35% viene catturato dalla popolazione con reddito più alto, cioè il 35% delle famiglie con reddito alto accede all'asilo nido, mentre soltanto il 13% delle famiglie a reddito più basso. C'è quindi, una sproporzione. In qualche modo l'offerta attuale va a vantaggio dei ceti medio-alti e a svantaggio dei ceti medio-bassi nel nostro paese. Come si può invertire questo? Bisogna investire su questo ragionando sui parametri di accesso agli asili nido da un lato, ma anche, magari pensando a dei sistemi che possano aiutare a sostenere i costi di questi servizi che talvolta possono deprimere nell'accesso da parte delle popolazioni a reddito più basso. Sulle misure di protezione delle famiglie vulnerabili non aggiungo altro, ne parleranno gli interventi successivi, e chiudo proprio semplicemente dicendo che abbiamo davanti a noi dei compiti molto importanti. Dobbiamo sostenere il reddito delle famiglie con figli e soprattutto di quelle più povere, e abbiamo però una misura, l'assegno unico universale e le altre riforme in corso all'interno del Family Act, che potranno svolgere un ruolo molto importante su questo. Dovremo essere capaci di accompagnare e sostenere queste misure perché riescano a operare anche questa azione di riduzione delle disuguaglianze. C'è un tema di riequilibrio del sistema di offerta dei servizi a vantaggio dei territori e dei soggetti più svantaggiati. Le azioni in corso nel PNRR quindi dovranno essere seguite e monitorate per capire in che misura si riusciranno a inventare strumenti per favorire le aree dove le capacità e le disponibilità di risorse per investire nel sistema di offerta e servizio sono più basse. E c'è un terzo sfida, che è quella del promuovere un sistema più integrato dei servizi per le famiglie vulnerabili, e qui si tratta di promuovere l'innovazione istituzionale, l'innovazione sociale nei servizi che già oggi vengono svolti, ma che dovranno essere ampliati ulteriormente rispetto a quanto sino ad oggi si può fare. Ecco, credo che questo è il quadro che volevo presentarvi. Mi auguro che sia riuscito a stare quasi nel tempo che mi era dato, di essere stato chiaro. Mi attendo che la discussione che adesso cominceremo potrà sicuramente portare a un forte arricchimento degli elementi che già ho cercato di mettere sul campo. Grazie mille. A questo punto continuo. Vado avanti. Sì, passerei, sì, professore, okay. Passerei la parola al prossimo intervento. Sì, sì. Ok, grazie. Claudio Cifora, consigliere del CNEL. Esatto, adesso abbiamo una serie di 8 interventi. Chiedo soltanto alle persone che intervengono di mantenersi nel quarto d'ora in modo da chiudere nei tempi che ci siamo dati. Il primo a intervenire è Claudio Lucifora, del consigliere del CNEL.
politiche per la famiglia e PNRR, quindi resterà sicuramente su questo tema. Prego Claudio. Buongiorno a tutti, Lucifora. Ringrazio per l'invito. Intervengo a questo seminario nella mia doppia veste di professore dell'Università Cattolica e consigliere esperto del CNEL. Ho apprezzato molto il rapporto che è stato predisposto. È importante fare le analisi e monitorare, indicare le criticità. È soprattutto importante che il monitoraggio sia collegato agli obiettivi definiti dalle Nazioni Unite e che quindi il monitoraggio si ancori ai parametri che vengono appunto degli SDG dell'ONU. Come è stato detto da chi mi ha preceduto, le crisi non sono mai indolori. Costanzo Aranci ha mostrato dei grafici in cui si vede chiaramente che dopo quasi 15 anni di crisi economica, sia finanziaria sia pandemica, ne hanno risentito l'aumento delle diseguaglianze, della povertà e ovviamente le famiglie sono anch'esse in crisi. È già stato ricordato, ma forse vale la pena giusto riprendere il tema delle varie dimensioni delle diseguaglianze, cioè la diseguaglianza non è solamente economica, è sociale, educativa, si intreccia con il mercato del lavoro e soprattutto con la partecipazione al mercato del lavoro. Ha dei riflessi sui minori e quindi è stato mostrato come sia maggiore la povertà e le diseguaglianze nelle famiglie in cui ci sono dei minori. Diciamo che da molti punti di vista su queste varie dimensioni in Italia non facciamo bene ed è per questo che poi l'indicatore complessivo di diseguaglianze ci colloca tra i paesi più diseguali. Quello dove facciamo particolarmente male da tempo è nella capacità non tanto delle diseguaglianze pre-welfare, ma facciamo male nelle diseguaglianze post-welfare. Quindi abbiamo sempre tradizionalmente avuto un welfare che non è stato in grado di intercettare, di attutire gli effetti delle crisi, degli incidenti, diciamo, che nel ciclo di vita le famiglie si trovano ad affrontare. Ecco, come ha detto bene Chiara Giaccardi, tutte queste dimensioni e poi si sintetizzano nella famiglia, perché la famiglia è al centro di tutto, è al centro delle scelte di natalità, è al centro delle scelte educative, è al centro della formazione della cittadinanza. Ora, questa complessità nelle dimensioni della diseguaglianza ci dice che non c'è quello che gli economisti chiamano one size fits all, cioè non c'è una risposta, non ci può essere una risposta unica, ci devono essere diverse misure che però devono essere tra loro integrate, cosa che è successo molto raramente. Quindi molti degli interventi che ancora oggi abbiamo sono interventi sporadici che si sommano con obiettivi diversi, scarsamente coerenti tra loro, ed è necessario non affidarsi solamente a trasferimenti monetari, ma come è stato ben detto dall'intervento che mi ha preceduto, è necessario fornire servizi. C'è un altro aspetto che forse adesso non è ancora emerso, ma sono sicuro emergerà nelle relazioni successive. Uno dei grafici presentati da Costanzo Aranci ci mostra come una cosa ovvia, e cioè che le crisi, a seguito delle crisi, le diseguaglianze aumentano, aumenta la povertà, ma fa anche vedere come il nostro sistema sia poco resiliente, e cioè quella diseguaglianza, anche qua è vero che la crisi finanziaria si è trascinata, però non abbiamo visto neanche dopo la fase di ripresa, perché l'occupazione è aumentata molto dopo il 2015, non si vede una riduzione marcata delle diseguaglianze. Perché? Perché in realtà prima dell'inizio della crisi pandemica noi non avevamo ancora recuperato il volume di lavoro precedente all'inizio della crisi finanziaria. Quindi quelle diseguaglianze sono lì perché non siamo stati capaci di assorbire lo shock. È importante che il sistema sia resiliente,
È importante dotarsi di meccanismi automatici, perché non si può ogni volta che c'è una crisi trovarsi a dover intervenire con welfare in deroga perché c'è un buco da qualche parte che non abbiamo previsto. E soprattutto è importantissimo il ruolo dell'Europa. Il pilastro europeo dei diritti sociali ci dice che ci sono tutta una serie di obiettivi, di parametri, e abbiamo visto che in occasione dell'attuale crisi, adesso al di là del PNRR di Next Gen EU, ma anche altri programmi come per esempio SURE, hanno messo in modo armonizzato a disposizione di tutti i paesi degli interventi che sono sostanzialmente automatici se i paesi vogliono dotarsi di questo. Quindi è molto importante, visto che soprattutto l'Italia è nell'Eurozona, è molto importante che le crisi, quando ci sono, siano coordinate, e non che l'Italia rimanga in crisi 5-6 anni in più di tutti gli altri paesi. Quindi è necessario da questo punto di vista anche un intervento dell'Europa. Allora, in un recente rapporto dell'OCSE che si intitolava Doing Better for Families, ci sono molte analisi interessanti, simili a quelle che sono state presentate precedentemente. Quelle che ho trovato veramente più interessanti sono il legame fortissimo che viene individuato in quel rapporto tra la povertà e l'intensità di lavoro all'interno della famiglia. Ne ha parlato Costanzo Aranci, ci ha fatto vedere dei grafici, ma il rischio di povertà che viene presentato in questo rapporto, che non è semplicemente determinato su tassi, ma è determinato, condizionato a tutta una serie di caratteristiche, mostra che il rischio di povertà in una famiglia monoparentale in cui ci sono dei minori e l'unico percettore è disoccupato, ecco, la probabilità di essere in povertà per questa famiglia è praticamente oltre il 90%. Quindi capite che la fragilità, la vulnerabilità è proprio lì. Questo rischio, quando in questa famiglia il percettore riesce a trovare un lavoro, si riduce dal 90 al 22%. E quindi questo è proprio il dilemma, se volete, il dilemma italiano. Le raccomandazioni dell'OCSE da questo punto di vista erano proprio investire più su famiglia e politiche di conciliazione. Quindi questo è il motivo per cui questo seminario e tutto quello che seguirà all'implementazione del Family Act, che per il momento è ancora sostanzialmente sulla carta, e tutti gli investimenti del PNRR sono un'occasione unica per il nostro paese per raggiungere tutta una serie di obiettivi importanti, dal primo quello demografico, della denatalità, la riduzione delle diseguaglianze, contrastare il rischio di povertà e soprattutto quella dei minori. Allora, nella seconda parte del mio intervento vorrei proprio andare, fatta questa premessa, vorrei concentrarmi su alcune criticità che il rapporto ha ben messo in evidenza. Quindi Family Act come due, diciamo, pilastri: da un lato l'assegno e dall'altro tutte le misure di sostegno, servizi e conciliazione affiancati dal PNRR. Allora, con un gruppo di studiosi abbiamo lavorato molto al disegno dell'assegno, con AREL, Fondazione Gorrieri e Alleanza per l'Infanzia. Abbiamo fatto le proposte che ho visto saranno riprese da alcuni che interverranno successivamente, quindi non mi soffermo su quello per non ripetere cose che saranno dette dopo. Costanzo Aranci ha già dato qualche indicazione su che cosa il disegno di legge prevede. In realtà le risorse disponibili sono molte di più di quelle che sono state indicate, perché 14 miliardi sono gli istituti che vengono assorbiti dall'assegno, ma poi a regime ci sono 5-6 miliardi e forse anche qualcosina di più, si spera, aggiuntivi. Quindi è una misura molto molto importante. Ci tengo a dire che proprio perché la platea è così vasta, parliamo di 7,5, 7,6, adesso i numeri non sono proprio precisissimi, di famiglie coinvolte, è una misura che
appena si modifica qualcosa può diventare, è molto costosa, ma può diventare troppo costosa e le risorse purtroppo sono limitate. Allora, quello che abbiamo visto e che Ranci ci ha già mostrato è, diciamo, non l'assegno, ma questa misura ponte per spendere un po' di soldi che si erano messi da parte. Ecco, in quel caso il disegno ha semplicemente replicato diciamo, le regole di distribuzione degli assegni familiari attuali, quindi fortemente, fortemente selettivi. Quindi questo per introdurre, diciamo, la criticità su cui spenderò gran parte del tempo restante per il mio intervento, e cioè quella tra universalismo e selettività. Allora, è vero che l'assegno supera la categorialità degli assegni familiari, però capite che se vogliamo una misura che si possa definire universale, se la facciamo fortemente selettiva, questo non è più universale. Allora, diciamo, nel lavoro che abbiamo fatto con il gruppo, noi abbiamo, da un certo punto di vista, rispettato il dettato del disegno di legge che dice che l'assegno può essere modulato sulle condizioni economiche del nucleo familiare. Detto questo, bisogna ribadire con forza che l'assegno non è una misura di contrasto alla povertà. Se voi leggete il disegno di legge, questo non c'è scritto da nessuna parte. C'è scritto che può essere selettivo, ma non deve essere troppo selettivo. Allora, qui sorgono una serie di problemi. Il problema principale è che a regime vigente, se disegniamo con le risorse disponibili un assegno che sia moderatamente selettivo, necessariamente c'è qualcuno, di più o di meno a seconda di come la simulazione viene fatta, c'è qualcuno che ci perde. E questo ovviamente non è un risultato desiderabile. Nessuno vuole che dopo l'implementazione dell'assegno i giornali titolino le famiglie ci perdono. Allora, chi è che ci perde? Allora, la cosa non è semplicissima. Da un lato rischiano di perderci le famiglie numerose, perché attualmente le famiglie numerose possono, a basso reddito, possono beneficiare di molte risorse, e questo dovrà essere tutelato in ogni caso, perché abbiamo visto che la povertà e le diseguaglianze sono lì, e questo si può fare perché la legge delega prevede delle maggiorazioni dal terzo figlio in poi. Quindi questo, da un certo punto di vista, non è un problema. Allora, il vero aspetto critico è il passaggio dal reddito come criterio all'ISEE. La legge delega dice ISEE o sue parti, ma insomma c'è scritto chiaramente che il riferimento è all'ISEE. Tenete presente che tutte le altre, diciamo, politiche con cui l'assegno si dovrà coordinare, per esempio il reddito di cittadinanza, utilizzano l'ISEE. Quindi sarebbe curioso che se usiamo una misura che include il patrimonio per erogare il reddito di cittadinanza, usarne un'altra per un altro, diciamo, intervento che in ogni caso è integrato con il reddito di cittadinanza, perché si parla di scorporare dal reddito di cittadinanza la quota dei minori per evitare duplicazioni. Anche su questo c'è un po' di dibattito, però questo ormai si è assodato. Allora, cosa succede? Nel passaggio dal reddito all'ISEE, l'inserimento del patrimonio, soprattutto per le famiglie che hanno appunto case di proprietà, ebbene, questo genera moltissimi perdenti. E qui è il punto su cui bisogna discutere. Che fare? È giusto che si consideri il patrimonio come misura della ricchezza? A molti pare di sì, perché ricordiamoci che l'assegno, l'universalità dell'assegno, il superamento della categorialità estende agli autonomi che non avevano prima tutti i benefici. Questi sono tutte risorse in più, è un windfall gain, cioè sono molte risorse che vengono date. Ebbene, attualmente gli autonomi non pagano neanche i contributi, questo QAF che adesso grava sulle imprese e su cui non si è ancora deciso cosa fare, perché anche i contributi, come potete immaginare, sono
sono una parte importante, è costoso e questo è un'altra spada di Damocle che pende. È ovvio che non considerare il patrimonio favorirebbe, diciamo, tutte quelle categorie il cui reddito non è immediatamente e ben chiaramente identificato. Queste sono le criticità. Vedo che il tempo a mia disposizione è quasi scaduto. Dico solo due cose, poi mi taccio. Un problema grosso, l'ha già sollevato Costanzo Ranci, è quello che un assegno generoso e molto selettivo possa disincentivare. Abbiamo letto, molto è stato detto sul reddito di cittadinanza, dicendo che è stato chiamato il divano di cittadinanza. Io credo che questo sia esagerato e non sia assolutamente vero. Il reddito di cittadinanza ha svolto un ruolo molto importante, certo deve essere rivisto, deve essere migliorato, ma è un cardine importantissimo del nostro welfare. Ebbene, l'assegno dovrebbe essere una misura che rispetti, come c'è scritto nel rapporto, l'equità orizzontale. E cioè l'equità orizzontale vuol dire che deve tutelare, anche tenendo conto della condizione economica familiare, le famiglie con figli rispetto a quelle che non hanno figli. Il costo e le difficoltà di avere un figlio è uguale per qualsiasi famiglia. E quindi non bisogna renderlo troppo selettivo, perché questo finirebbe per creare quello che si chiama la trappola, no, della povertà, rischierebbe di creare una dipendenza. Invece l'unico modo per ridurre le disuguaglianze e uscire dalla povertà è favorire la partecipazione e l'inclusione dei soggetti e dei membri della famiglia, aumentando l'intensità di lavoro all'interno delle famiglie. Allora, una proposta che è stata fatta è proprio quello di prevedere, nel disegno di legge non è chiarissimo, un bonus per il secondo percettore, perché non siano penalizzate le famiglie in cui ci sono due lavoratori che necessariamente hanno un reddito e un ISEE più elevato. Le criticità sono molte. Io so che i tecnici stanno lavorando alacremente, e l'assegno deve necessariamente entrare in vigore il primo gennaio del 2022, quindi siamo tutti ansiosi di vedere come verrà implementato. Grazie e ho finito. Grazie mille Claudio Lucifora per questo interessante intervento che ha ribadito la problematicità della situazione italiana e anche i dilemmi dell'universalismo selettivo in cui si dibatte, come dire, l'implementazione dell'assegno unico universale, un tema su cui naturalmente ci sono molte posizioni, contributi anche diversi, che giustamente sono stati richiamati. Darei la parola subito al secondo intervento, che è Francesca Ragazzini, responsabile di sviluppo e qualificazione servizi territoriali in ambito sociale, servizio pubblico e sociale socioeducativo, Regione Emilia-Romagna. Abbiamo due interventi adesso che vengono, diciamo così, dagli enti istituzionali, uno sul livello regionale, un altro sul livello locale, centro-nord e sud, per anche mantenere, come dire, un'equità territoriale. E prego. Buongiorno a tutte e tutti, grazie per questo invito. Io qui ovviamente rappresento un po' il sistema delle regioni e sappiamo, insomma, che tutte sono molto attive e coinvolte su questa tematica. Presenterò alcune slide, adesso provo a condividere lo schermo. Ok. Ecco, dovrebbe essere attivo. Allora, il tema certamente è un tema molto importante su cui siamo stati coinvolti e siamo coinvolti da tanto tempo tutte quante le regioni. E credo però che si possa dire che anche per noi c'è stato un prima e un dopo pandemia, e noi ci occupiamo di famiglie da tanti anni, siamo una regione tutto sommato attiva, una regione anche economicamente
che è sempre stata bene, una regione con un buon tessuto economico e anche un buon tessuto di servizi. Quello che diciamo avevamo prima di questo evento importante che è stata la pandemia era un sistema in cui, insomma, come sempre tutto migliorabile, però comunque con tanti elementi, diciamo, di garanzie di intervento per le nostre famiglie. Richiamo solo alcune cose che ovviamente tuttora permangono, ma che, come si diceva molto bene anche negli interventi precedenti, certamente le situazioni di difficoltà mettono ulteriormente sotto pressione, quindi bisogna ragionare su cosa fare e cosa aggiungere a questo sistema. Noi abbiamo un sistema che forse qualcuno conosce di centri per le famiglie che sono servizi proprio dedicati alle famiglie, ne abbiamo 40 in tutta la regione con una copertura totale e pressoché totale, adesso sempre con i fondi anche del Fondo per la Famiglia andremo a incrementare di ulteriori 2 unità questi presidi, che sono dei presidi importantissimi sul territorio in termini di informazione, di sostegno alle competenze genitoriali, di sviluppo anche di attività e azioni di comunità all'interno dei territori. Abbiamo un tavolo regionale di confronto da qualche anno con l'associazionismo familiare che, devo dire la verità, ci ha stimolato anche ad attivare su tanti ambiti e tanti settori delle azioni specifiche e puntuali a sostegno delle famiglie. E quindi ci ha portato, come dire, a raccordare e a creare un buon livello di integrazione anche tra assessorati su tante tematiche sociali, sanità, scuola, trasporti, per citarne alcuni. Questo era un sistema che tutto sommato, insomma, con anche uno sguardo esterno appunto del mondo delle famiglie, ci ha aiutato in questi anni a tenere, come dire, vivo questo tema, ad avere uno sguardo sulle politiche per le famiglie. Ovviamente quello che è successo poi lo sappiamo tutti, e questo è un'emergenza che ha scosso molto anche una regione come la nostra, tutto sommato ricca e abbastanza florida nel suo sviluppo e nelle sue attività. E con una comprensione subito, una consapevolezza subito evidente di quanto questo avrebbe, come dire, generato degli effetti proprio di lungo periodo sulla vita delle persone, in termini certamente di un acuirsi importante delle diseguaglianze sociali. Questo ce ne siamo accorti subito, fin dalle prime battute della crisi, situazioni nuove di precarietà, di fragilità, famiglie che ovviamente perdendo il lavoro perdevano quella base di sicurezza che avevano sempre avuto e quindi si ritrovavano improvvisamente impoverite. Una ripercussione importante sui ragazzi, sui minori in generale, sia sui minori quelli più a rischio, quelli più in difficoltà, magari minori fuori dalle famiglie, minori in comunità, ma anche i minori che comunque si sono trovati a vivere delle situazioni di grande disagio nella frequenza scolastica e, diciamo, generando anche delle situazioni di conclamata difficoltà e di conclamato malessere. E un impatto importante sulle donne. Noi su questo, insomma, io mi occupo tra le altre cose anche di pari opportunità, abbiamo cercato di analizzare quello che succedeva, chi erano, diciamo, tra le principali vittime di questa situazione. Certamente le donne hanno scontato molto, essendo poi per lo più impiegate i settori che si sono quasi subito bloccati, il settore dei servizi, il settore, insomma, tanti ambiti diciamo che sono rimasti più scoperti e che quindi hanno messo anche a repentaglio quelli che erano, diciamo, le acquisizioni che le donne avevano fatto nella nostra regione in maniera consistente. E, per cui si è capito subito che c'era una necessità di intervento e anche molto immediata, tanto che a livello regionale già nel dicembre del 2020 con una grande rappresentanza
di soggetti, dal mondo imprenditoriale al, diciamo, al mondo sindacale, al volontariato, a tutte le rappresentanze, le professioni, le camere di commercio, eccetera, si è arrivati per forte volontà della presidenza della nostra regione alla stipula di un patto per il lavoro e per il clima, che era in realtà, come patto per il lavoro, era il secondo che noi avevamo messo in campo negli ultimi anni, ma che ha preso una connotazione anche molto legata a questa situazione pandemica. Ovviamente ha come sfondo tutte le varie diciamo riferimenti internazionali, le strategie, i pilastri dell'Unione Europea e anche le strategie nazionali fanno da sfondo a questo che è un po' la nostra agenda 2030, diciamo regionale, è un po' il nostro punto di riferimento oggi rispetto ad alcune scelte che mettono insieme tanti pezzi, mettono insieme il lavoro, mettono insieme quindi la qualità del lavoro, la sostenibilità ambientale, il contrasto alle disuguaglianze, l'innovazione tecnologica e un'attenzione molto puntuale anche su alcune persone, che in particolare sui giovani e sulle donne. Quindi queste sottolineature anche nuove sono un pezzo importante di questo nostro patto per il lavoro e per il clima, che ha effettivamente uno sguardo che va oltre al 2030 e che comunque ha uno sguardo veramente nuovo, integrato. Poi è evidente che è un libro di principi che però guida, come dire, la nostra, un accordo di principi alti che guida comunque anche un po' il nostro agire. Detto questo, sono stati messi in atto tantissimi interventi tra il 2020 e il 2021. Io ho richiamato qui alcuni link che, insomma, chi ha curiosità e interesse, soprattutto quelli che riguardano l'area del welfare, potrà eventualmente andare a guardarseli, ma ovviamente abbiamo messo in atto tante azioni, alcune più immediate, alcune un po' più, come dire, riflettute, pensate, strutturate, però tante sono andate per cercare di andare incontro alle famiglie, quindi dall'utilizzo del fondo sociale per le situazioni di maggiore difficoltà e poi l'istruzione per sostenere i ragazzi nell'utilizzo dei presidi per la didattica a distanza, anche per colmare il divario digitale, favorire le famiglie nell'accesso ai centri estivi, la mobilità, tra l'altro è recentissima una misura sul trasporto gratuito per i ragazzi fino ai 19 anni, il fondo affitti, ecco, direi tante misure di vario tipo messe in campo da tanti assessorati. Oggi volevo però, anche perché insomma giustamente queste uno se le può anche andare a riguardare, focalizzarmi su alcune di queste misure che vi descriverò ovviamente in maniera molto breve, che però mi sembra, anche avendo ascoltato i relatori che mi hanno preceduto, vadano un po' nel solco di quelle che il professor Ranci indicava come alcune linee di intervento, perché certamente presenterò un intervento che ha molto di quello che lui ha chiamato un po' il sostegno al reddito e ridurre il rischio di povertà, qualcosa che riguarda più l'offerta dei servizi e l'attenzione verso anche quella che è la povertà educativa crescente del nostro tempo, la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e di cura che riguarda molto le donne, e anche qualcosa che invece è un'azione più di sistema che però era già magari in essere nel nostro territorio, ma che però si è in qualche modo consolidata e ha mostrato un valore ancora maggiore in questo momento di pandemia. Vado veloce. Uno di questi, che è quello che diciamo è stato più legato al tema di affrontare subito la povertà che è crescente nel nostro territorio, è questa misura che noi abbiamo messo in essere e che abbiamo rifinanziato quest'anno, che è proprio all'interno dei piani di zona che vengono realizzati dai territori, una richiesta specifica di utilizzare una quota di fondi per sostenere dal punto
punto di vista economico, ma non solo, le famiglie che si sono impoverite per questa crisi economica attraverso una serie di misure che qui vedete, contributi specifici, pagamento di affitti utenze. Questi sono soldi che passano dagli enti locali che dentro la loro programmazione, ovviamente insieme a tutto il resto che loro programmano nell'area del welfare, vanno a toccare proprio quella fascia di popolazione che magari prima non era così a rischio povertà e che invece questa crisi, proprio per soprattutto le ripercussioni che ha avuto sul lavoro, sta mettendo in evidenza. Quindi ci sono misure più legate al sostegno del reddito, però con un'attenzione al fatto che poi queste famiglie non siano meri percettori di queste misure, ma siano partecipino allo stesso progetto. Questo in un'ottica sempre ovviamente poi di renderle, di capacitare, di renderle poi autonome nel momento in cui un po' la macchina riparte e loro possono in qualche modo essere in grado di rimettersi in gioco. Quindi un aiuto che però le vede coinvolte nella co-costruzione di questi percorsi che vanno ad avviare. Un'altra misura secondo me di interesse, che è proprio quella diciamo che tocca quegli aspetti di disagio, di malessere che sono probabilmente erano già presenti in una certa misura nei nostri ragazzi e ragazze, soprattutto della fascia preadolescenziale e adolescenziale, che però sono stati, come dire, accentuati e stressati da questa situazione di crisi. Non c'è ancora tantissimo di studi, però inizia ad esserci qualche studio a livello nazionale e internazionale che dà conto di questo peggioramento delle condizioni psicologiche, che avrà sicuramente una gettata di lungo periodo, perché quello che i ragazzi hanno vissuto in questi anni di didattica a distanza e a volte di difficoltà anche proprio di accedere alla didattica stessa, quindi con il rischio di abbandonare, di vivere una situazione di forte povertà, oltre che economica e sociale, anche educativa, come si diceva anche prima. Ma esiste molto anche già una percezione dei nostri operatori che ci hanno, come dire, raccontato, no? All'interno delle neuropsichiatrie, delle psicologie, all'interno delle aziende USL, di quanto ci sia un accesso incrementato all'interno anche dei punti di ascolto delle scuole. Quindi queste sono anche delle evidenze empiriche che però ci raccontano di un grande malessere e di un fenomeno che, pur essendo un po' difficile da misurare, però questo del ritiro sociale dei famosi hikikomori è un fenomeno che pare essere abbastanza crescente e che richiede ovviamente un'intensità e una integrazione nell'intervento molto singolare. Per questo sono stati dedicati dei fondi, io adesso vi dico le cifre, ma insomma le cifre lasciano il tempo che trovano, nel senso che ovviamente il tema è cosa viene fatto, a volte bastano pochi soldi, a volte ce ne vogliono molti, però il tema è più che altro di tipo così concettuale, di quello che insomma si intende fare. Con questi soldi, con questi fondi che abbiamo messo a disposizione, abbiamo proprio voluto andare a toccare quel tema lì, quel tema dell'inclusione scolastica, delle situazioni di disagio sociale. Si diceva prima, i disabili ancora più degli altri hanno avuto difficoltà e questa è evidentemente una realtà, e poi anche tanti ragazzi si sono ritirati. L'approccio è quello di azioni di rete, dove vengano coinvolti servizi sociali, servizi sanitari di vario tipo, spazi giovani, neuropsichiatrie, i centri per le famiglie, il mondo della scuola, della formazione professionale per i ragazzi che frequentano quegli ambiti lì, e tutto l'associazionismo che può anche in qualche modo dare un aiuto su questo tema, in un'ottica di da un lato di prevenire, ma anche di ascoltare e prendere in carico le situazioni già conclamate di fragilità e di malessere. Quello che è stato realizzato queste sono un po' di delle azioni che erano previste, che sono state realizzate, certamente un incremento. Noi abbiamo già tanti sportelli di ascolto nelle scuole, ma
con un'ottica anche proprio di attenzione maggiore verso questi aspetti. Servizi di aggancio scolastico, in cui comunque piccoli gruppi, percorsi individualizzati per i ragazzi che sono... Dottoressa, devo chiedere se può finire in un minuto. Sì, 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 cerco di finire velocemente. Grazie. Allora, un po' questi sono, un po', chiedo scusa, insomma, quello che è stato fatto con queste risorse. Vado avanti velocemente, poi insomma si possono leggere. Un altro intervento importante è stato questo di finanziare progetti per le donne, quindi progetti che vadano nell'ottica della conciliazione, nell'ottica di un'occupazione più stabile per le donne, avvicinando le ragazze anche a settori nuovi ad alta, insomma, intensità più tecnologica. E spazi comunitari di doposcuola, di welfare aziendale, eccetera. E ultimo, questo lo dico magari ancora, mi prendo un minuto se posso, è un'attività che noi abbiamo da tanto tempo di supporto e sostegno alla genitorialità attraverso i centri per le famiglie, e anche qui annualmente diamo delle risorse. E in quest'ultimo anno questi centri per le famiglie hanno realizzato diversi progetti, e quello che è diventato molto importante, e poi qui chiudo, tra le varie attività che sono insomma state realizzate, è questo dell'home visiting. L'home visiting è una modalità di intervento integrato, e qui mi richiamo quest'idea del dottor del professor Ranci, che parlava di servizi e di protezione. Noi l'abbiamo sperimentato molto in questi anni attraverso i centri per le famiglie, e l'abbiamo anche rivalutato, siamo riusciti a coinvolgere molto bene anche i servizi sanitari. Questo aiuta molto le madri e i genitori in generale, anche quelli più vulnerabili, quelli che dopo la nascita dei bambini sono più in difficoltà. C'è un beneficio assoluto. Dottoressa, mi scusi, ma sì. Va bene, quindi mi chiudo qui per dire che insomma anche quello che prima era un servizio che veniva comunque erogato ha assunto una valenza preventiva e promozionale particolarmente importante, e anche, mi viene da dire, di protezione. Poi insomma ci sarà occasione, se vorrete, di approfondire. Grazie, scusate per aver preso troppo tempo. La ringrazio molto, mi scusi anche se no, non si preoccupi. Ma era per dare poi il tempo. Certo, a tutti. Ha ragione. Ecco, la ringrazio molto. Ovviamente la Regione Emilia ci racconta di un welfare dei servizi ricco, misto e ricco, e anche di capacità e di innovazione. Ma lo stesso lo possiamo vedere anche parlando adesso del Comune di Napoli, intervento che segue di Immacolata Guarracino, che lavora al Servizio Politiche per l'Infanzia e l'Adolescenza del Comune di Napoli, a cui cedo volentieri la parola. Grazie, buongiorno. Prego. Buongiorno a tutti e a tutte. Innanzitutto grazie per l'invito e per insomma questa opportunità di portare sicuramente con il mio intervento un esempio concreto, no? Lavorando in un'amministrazione il taglio del mio intervento sarà sicuramente molto più operativo. Vi porto i saluti della dottoressa Turiano, che voleva essere qui con noi ma che non è riuscita per impegni pregressi, che però ha condiviso con me il contributo che volevamo presentarvi. Io sono un'assistente sociale, sono incardinata, come ha detto, nel Servizio Politiche per l'Infanzia e l'Adolescenza del Comune di Napoli, che è un servizio che si occupa dell'implementazione, del coordinamento e del monitoraggio di tutti gli interventi che nel territorio vengono offerti a sostegno di tutte le azioni a tutela dei minori e delle famiglie del territorio. Nello specifico sono la responsabile di un servizio abbastanza giovane nel Comune di Napoli, che sono i poli territoriali per le famiglie. Sono 10 centri per le famiglie e 10 servizi di mediazione familiare, uno in ogni municipio. E devo dire che sono nati da una messa a sistema per evitare una frammentarietà di interventi a supporto delle famiglie, quindi da una messa a sistema di tutta una serie di progetti e servizi che erano stati realizzati negli anni dall'amministrazione comunale, con un orientamento quadro che sicuramente si è sviluppato tra l'altro dalla partecipazione del Comune di Napoli alla sperimentazione nazionale
nel programma di intervento per la prevenzione all'istituzionalizzazione è tenuto conto anche delle linee di indirizzo nazionali per l'intervento con i bambini e famiglie in situazioni di vulnerabilità. È di questo servizio che oggi abbiamo ritenuto, insomma, di portare la nostra esperienza concreta, la nostra esperienza operativa, perché rappresenta in qualche modo l'esperienza più significativa che può tenere dentro tutta la complessità del lavoro con le famiglie e può sicuramente rappresentare un buon esempio di inclusione e di lotta alle disuguaglianze che il nostro territorio presenta. Nei riferimenti metodologici che vi ho citato prima, quei riferimenti per noi hanno rappresentato un po' la cornice quadro di sviluppo di questo nuovo servizio, no? Perché ci sono racchiusi dei temi fondamentali per chi lavora a contatto con le persone, che proverò a mettere in evidenza con questo mio breve contributo, che sicuramente sono la prevenzione e la vulnerabilità. Mi sentite? Proceda pure, sentiamo sì. Benissimo. Sì, sì. Ah, ecco perché proceda. La mia immagine è bloccata, quindi avevo paura che ci fossero dei problemi di connessione. Quindi dicevo prevenzione e vulnerabilità, la precocità dell'intervento e il sostegno alle famiglie fragili e vulnerabili del territorio. Nella riflessione che abbiamo fatto, provando un po' a ragionare sulla parola chiave, no? Sul tema delle disuguaglianze, ovviamente nella lettura che ne facciamo noi nel nostro lavoro quotidiano, abbiamo ragionato su come nei servizi che offriamo alle famiglie dei minori della città lavoriamo anche in maniera implicita sulla garanzia di accesso alle pari opportunità e su come quelle opportunità che devono servire a livellare quelle disuguaglianze di accesso in qualche modo le costruiamo soprattutto nei contesti fragili a favore delle famiglie vulnerabili. Sono sicuramente contesti caratterizzati da povertà economica, ma come è già stato detto, quella povertà economica spesso è accompagnata da forme di povertà educativa, sociale, di negligenza familiare. Ed è soprattutto su questo aspetto della negligenza che sentiamo di poter raccontare una piccola esperienza. La povertà educativa per definizione sì è intesa come privazione, no? Per bambini e adolescenti di opportunità di apprendere, di sperimentare, ma nei nostri interventi a supporto delle famiglie vulnerabili l'abbiamo anche un po' intesa come un insieme di fattori, quindi sicuramente fattori ambientali ma anche fattori familiari, ed è in riferimento a quest'ultimi che si può individuare il filo conduttore degli interventi che noi abbiamo a sostegno delle famiglie, ossia l'accompagnamento delle persone adulte, quindi non solo una serie di opportunità, no, per l'inclusione di minori e la lotta alla povertà educativa, che per noi deve necessariamente passare anche attraverso l'intercettazione dei bisogni e delle mancanze e delle lacune degli adulti, quindi dei genitori, soprattutto in funzione del ruolo genitoriale e delle relazioni familiari rispetto alle risposte positive o meno che riescono a dare in termini di accompagnamento e soprattutto di cura. Quindi nel nostro modello di intervento le relazioni familiari sono sempre al centro, il bambino non è mai visto da solo, ma sempre visto in un'ottica di sistema familiare. In secondo luogo abbiamo in testa di come quel sistema familiare, per poter crescere e quindi far parte di una comunità educante, si deve sentire parte di un ambiente e quindi si deve integrare con l'ambiente circostante, di quanto può essere importante la rete comunitaria per uscire da delle condizioni di isolamento sociale, no? Che possono caratterizzare la fragilità e la vulnerabilità familiare. Per cui diciamo che per noi la vulnerabilità familiare rappresenta lo spazio in cui si possono sviluppare sicuramente negligenza parentale, trascuratezze, che sono, come dire, indicatori della carenza della funzione di risposta ai bisogni evolutivi dei bambini. Quindi centrale nel modello operativo che abbiamo adottato è sia l'ambiente familiare e sociale, che deve essere positivo per un pieno sviluppo dei bambini e dei giovani. La cura parentale, l'educazione infantile costituiscono una base essenziale per il buon esito poi dell'apprendimento e dell'integrazione sociale. Quindi centrale in questo servizio di cui vi parlo è il supporto ai genitori, laddove questi genitori debbano essere supportati nelle proprie competenze educative per rispondere adeguatamente alle difficoltà, alle fragilità personali, alle fragilità anche emotive, no? Che possono aggravare la condizione di povertà educativa, sommandola ai fattori di cui abbiamo parlato prima. Quindi in questo servizio Polo Territoriali per le Famiglie sono organizzate attività di accompagnamento alla genitorialità, no? Finalizzato a facilitare e affiancare la formazione di un'identità genitoriale positiva, stimolando la capacità di organizzazione, di elaborazione, ma anche di conduzione di progetti di vita che possano essere in armonia
con quello che è il proprio ruolo genitoriale. In particolare il Polo opera quindi in una ottica di sistema familiare e interviene in maniera specifica per promuovere il benessere dell'intero nucleo familiare, sostenendo l'intero nucleo in ogni fase del percorso di vita, che ha come obiettivo specifico quello di garantire ai bambini la possibilità di vivere in contesti familiari positivi e tutelanti. In questi servizi si opera con una serie di dispositivi di intervento che, insomma, non ho qui la possibilità di elencarli tutti, però facendo riferimento a quanto per noi è fondamentale, insomma, come supporto alla famiglia, anche la costruzione di una rete comunitaria, la mobilitazione, no, del territorio, vi dico che dei dispositivi di intervento molto importanti per noi sono stati lavorare sulla solidarietà tra le famiglie, con questo dispositivo delle famiglie affiancanti, cioè famiglie che con un leggero supporto dei servizi possano in qualche modo dare supporto ad altre famiglie vulnerabili in condizioni di fragilità nell'ottica di una forma di solidarietà, accompagnare un'altra famiglia con singoli aiuti informali supervisionati e monitorati dai servizi. Quindi l'aiuto della famiglia che affianca mira a fornire anche un, come dire, un sostegno concreto, leggero, che è transitorio e che può essere legato a particolari momenti di vita o del ciclo familiare. Quindi una sperimentazione di una forma d'aiuto che può essere informale sotto la regia dei servizi. Devo dire che questo nel contesto territoriale in cui l'abbiamo sperimentato ha avuto una buona risposta, quindi sappiamo che possiamo lavorare anche su una rete di solidarietà, una rete comunitaria. Altro dispositivo che abbiamo provato a sperimentare per fare in modo che ci possa essere uno scambio relazionale tra le famiglie del territorio e l'organizzazione di gruppi per genitori, no? Per dare a questi la possibilità di non sentirsi soli nelle proprie fragilità, nelle proprie problematiche, ma di avere anche uno scambio di esperienze, di condivisione con persone che possono vivere la stessa situazione, insomma, di vulnerabilità o di fragilità. A monte di questo servizio c'è un forte lavoro di accompagnamento, quindi una serie di buone prassi che noi abbiamo sperimentato che sicuramente vale la pena di poter condividere. Innanzitutto la formazione continua dell'equipe e degli operatori che lavorano in un servizio così tanto complesso, cioè abbiamo più di 120 persone che sono impegnate quotidianamente nel complesso lavoro con l'accompagnamento familiare. Quello che per noi era importante era fornirli, formarli, garantire loro un'azione di supporto metodologico, no? Soprattutto per garantire un'uniformità delle prestazioni. Ho detto prima che ogni servizio nasce in una municipalità del Comune di Napoli, quindi per fare in modo che ci possa essere un'uniformità di prestazioni e anche, come dire, uniformità di opportunità rivolte alla famiglia, riteniamo fondamentale l'accompagnamento metodologico e la formazione continua delle persone che lavorano a contatto con la vulnerabilità e con la fragilità familiare, anche con i temi della povertà educativa. Per cui, grazie anche al sostegno dell'Istituto degli Innocenti, dal 2016 abbiamo, come dire, un complesso percorso di accompagnamento che abbiamo chiamato un accompagnamento formativo, che abbiamo chiamato Educare nella complessità, e che ci consente costantemente di essere, come dire, riflessivi sulle azioni che implementiamo, di andare a trovare quelle che possono essere le criticità e supportare, fornire degli strumenti agli operatori per essere nel difficile lavoro con le famiglie. Altra buona prassi sicuramente che abbiamo sperimentato è quella di condividere con i diversi attori territoriali il senso e la connotazione di significati degli interventi che abbiamo, no? Quindi cito velocemente, abbiamo fatto un lungo lavoro di condivisione di linee operative sia con l'autorità giudiziaria sia con l'ASL di riferimento del territorio per definire insieme non solo una comunione, voglio dire, di linguaggio, una comunione di significati, ma anche un intento di procedure univoche che potessero in qualche modo essere maggiormente rispondenti e funzionali a quelle che sono le esigenze che vengono portate costantemente dal territorio.
Altra buona prassi che sento di condividere è la partecipazione delle famiglie. Nel nostro modello di intervento è molto fondamentale lavorare sulla consapevolezza delle famiglie, nelle progettazioni che noi facciamo a favore delle famiglie e anche negli strumenti operativi che utilizziamo, raccogliamo sempre il punto di vista della famiglia o con una SWOT analysis o comunque con domande dirette. I genitori con cui lavoriamo e anche i bambini sono partecipi del loro processo di cambiamento perché assumono dei compiti, perché sottoscrivono il progetto di intervento che viene definito insieme ai servizi e perché nelle azioni di monitoraggio devono in qualche modo lavorare su quanto essi stessi hanno partecipato al proprio processo di cambiamento e quindi al proprio processo di autodeterminazione. Altra linea importante è stato in qualche modo provare ad arrivare alle famiglie non solo problematiche, non solo alle famiglie portatore di disagio, no? Ma provare anche a offrire dei servizi che noi abbiamo definito a bassa soglia. Quindi da lì abbiamo provato a costruire degli interventi di sostegno generalizzato, anche solo costruendo dei momenti di confronto tra le famiglie, sempre incentrato sui temi della genitorialità, della relazionalità con i bambini e quindi sui temi delle relazioni familiari, che in qualche modo dessero la possibilità alle famiglie di avvicinarsi ai servizi, ponendosi anche, come dire, in un'ottica di scambio e confronto, sempre tornando all'obiettivo, insomma, di costruire all'interno dell'assetto territoriale una, come dire, una comunità che possa essere tutelante al di là della presenza dei servizi. Questo per fare in modo che, chiuso l'intervento di tutela, insomma, i nuclei familiari possano avere anche nel territorio una serie di risorse informali che possano essere presenti. Chiudo perché penso di aver insomma utilizzato il tempo a mia disposizione, quindi provo a stare nei tempi. Vi ringrazio ancora per l'opportunità e per, come dire, la possibilità di sentirci parte di una comunità che lavora insomma sui temi in cui noi siamo impegnati operativamente tutti i giorni e quotidianamente. Grazie. Grazie mille, dottoressa, anche per il rispetto dei tempi. E bassa soglia, partecipazione, accompagnamento, collaborazione tra famiglie, lavoro di rete, attivazione. Il vocabolario dell'intervento sociale sulle famiglie vulnerabili è molto ricco, molto articolato e ci mostra come anche in un contesto come quello di Napoli, in cui immaginiamo i temi della privazione economica, come lei diceva, sono forti, anche lì però su questo si innestano problematicità che poi richiedono un intervento capace di aggredire tutte queste altre dimensioni che lei ha sottolineato adesso. E quindi trovo molto importante questo suo intervento proprio in questa logica del cogliere le diverse dimensioni dell'intervento che sono richieste dall'aggredire i temi delle famiglie vulnerabili. La ringrazio molto. Da adesso in poi abbiamo degli interventi da parte, diciamo così, delle forze sociali. Il primo è di Donatella Querci, della Politica Sociale, Cittadinanza e Welfare della UIL, a cui cedo la parola. Prego. Grazie, dottor Ranci. Donatella Querci ha fatto parte anche del gruppo di lavoro, quindi abbiamo già avuto delle interazioni. Grazie. Prego. Dottor Ranci, mi sentite innanzitutto? Mi sentite bene? Ok, grazie a tutti per questo spazio di confronto e condivisione e in particolare desidero ringraziare la professoressa Giaccardi per la visione e il metodo di cui si fa portatrice. E, vado subito al dunque. Sappiamo bene, ed è stato evidenziato dottor Ranci sia dalla sua introduzione ed anche da quelli che mi hanno preceduto, che stiamo attraversando una crisi che ha molte facce. È una crisi in via di aggravamento che sembra stia portando il nostro sistema sociopolitico ed economico al collasso e che questo disastro sociale coincide anche con un ambiente impoverito dai danni ecologici. L'emergenza sanitaria, come è stato detto già prima di me, ha reso più evidente questo stato di cose e ha aperto anche molteplici scenari che stanno facendo emergere i divari già esistenti, ma anche i divari nuovi, come ne cito soltanto uno che è stato già, diciamo, evidenziato, come la disparità di accesso alle tecnologie.
L'attuale situazione ha portato alla luce drammaticamente tutti i limiti e le fragilità del nostro sistema di welfare, delle politiche sociali e per l'inclusione, e i target più colpiti sono appunto le famiglie con i minori, i giovani, le donne, i lavoratori, oltre alle categorie più fragili e a rischio, già a rischio, come gli anziani, i disabili, senza fissa dimora, gli stranieri. E qua non mi dilungo perché è stato già approfondito molto bene. Un dato significativo su tutti, che è relativo appunto al tema del mio intervento, riguarda il numero di minori in povertà assoluta che l'Istat recentemente certifica con un valore di 1.300.000, direi un dato drammatico. Prevale, come siamo tutti spettatori di quanto oggi prevale, una lettura un po' semplicistica della povertà, quando invece è un fenomeno molto complesso e soprattutto in continua evoluzione, sia in termini di cause che di effetti, che non può e non deve essere affrontato a colpi di slogan e luoghi comuni. Inoltre, non è sufficiente il solo intervento economico, come già prima di me veniva evidenziato, per quanto importante e necessario ovviamente, ma serve costruire e mettere a regime una rete di servizi efficace sul territorio. Il lavoro è senza dubbio la via d'uscita principale per molteplici nuclei familiari, ma la multidimensionalità del fenomeno della povertà ci richiede la capacità di comprenderne la complessità e intervenire con urgenza per contrastare la povertà educativa e per interrompere il circolo vizioso della povertà. Sappiamo bene infatti come la povertà economica e la povertà educativa si alimentano a vicenda e che per spezzare questo binomio è necessario agire attraverso un sistema integrato di servizi pubblici adeguati e di politiche mirate. La povertà educativa è un'emergenza nazionale, investe a 360 gradi tutte le fasce di età della popolazione, ma in particolare le bambine e i bambini, ed è la sua causa principale, per cui la causa principale per cui continuano a trasmettersi forti disuguaglianze sociali, economiche e culturali che determinano la trasmissione intergenerazionale della condizione di marginalità sociale nel nostro paese. L'offerta educativa in Italia risente di diverse criticità, anche queste sono state esposte, ne cito solo alcune: la disomogeneità sui territori dell'offerta dei servizi educativi, la compartecipazione ai costi delle famiglie, l'accesso non garantito universalmente alla scuola dell'infanzia, l'assenza anche di un coordinamento pubblico del sistema sui processi di privatizzazione, che purtroppo genera la scarsa qualità dell'offerta e l'indebolimento dei servizi. Durante l'emergenza sanitaria si è parlato molto di minori in relazione all'utilizzo della DAD, alla sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività anche didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, in assenza però di una visione complessiva e di un'azione strategica per l'infanzia e l'adolescenza che consideri i più piccoli persone titolari di diritto. Le misure a sostegno delle famiglie, che sono già state illustrate e messe in atto durante l'emergenza, hanno dato sicuramente una prima importante risposta, per esempio ai bisogni di conciliazione, ma non sono riuscite a evitare il perpetrarsi e il dilagare di disparità, con il conseguente peggioramento delle condizioni di povertà educativa di molti bambini, di molte bambine e adolescenti, soprattutto per coloro che vivono in contesti e situazioni di marginalità e in condizioni di svantaggio economico, educativo e socio-relazionale. Diventa pertanto prioritario promuovere il diritto all'educazione e all'istruzione e non ricondurlo unicamente ai temi, seppur importanti, della conciliazione. Vado al dunque delle nostre proposte di Willis, GL e CISL, proprio per contrastare la povertà educativa, che partono innanzitutto da un investimento certo sul sistema integrato di istruzione e di educazione a 0-6 anni, sia dal punto di vista dello sviluppo infrastrutturale, sia dell'ampliamento dell'offerta e del suo miglioramento. Nello specifico è necessario trasformare l'insieme degli obiettivi strategici previsti dal decreto 65 del 2017, che lo Stato cerca di perseguire con la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni, per garantire l'esigibilità del diritto di ogni bambino e bambino a beneficiare di percorsi educativi da 0-6 anni, al di là di dove nasce e cresce, anche a fronte di diverse gestioni dei servizi. Rifinanziare con risorse ordinarie e senza vincoli temporali. Mi sentite? Sembra che... Ok. Funziona. Ok. Prego.
finanziare con risorse ordinarie e senza vincoli temporali il Fondo Nazionale e individuare i criteri di riparto di tipo perequativo per questo, perché per sostenere i territori con una minore copertura dell'offerta appunto dei servizi 06 e con un relativo maggiore fabbisogno da parte delle famiglie e dei bambini nell'ottica dell'attuazione di uno dei principi ispiratori della norma relativo al superamento progressivo dei servizi a domanda individuale verso l'universalità. Importante estendere il diritto all'istruzione a partire dalla scuola dell'infanzia, secondo i principi sempre dell'universalità e della gratuità, promuovere presso ogni amministrazione regionale una programmazione del sistema che garantisca una regolamentazione in materia e quindi standard di tipo strutturale, organizzativo e qualitativo come previsto dal decreto legislativo 65, consolidare e rafforzare qualitativamente l'offerta già attiva, non solo nel senso ovviamente di un abbassamento dei costi per i percorsi educativi a pagamento, ma in prospettiva anche per il raggiungimento di una platea più ampia attraverso la sperimentazione anche di progetti di continuità educativa, il tutto nell'ottica della definizione della centralità del sistema pubblico. Ampliare la rete dei percorsi educativi per l'infanzia offerti alle famiglie nell'ottica del concetto di servizio a domanda individuale per l'offerta educativa 03 e di una maggiore copertura del fabbisogno territoriale in termini di posti di attenzione del tempo pieno a scuola garantito. Realizzare i poli dell'infanzia che abbiano una regia pubblica in grado di assicurare l'innovatività delle esperienze, proporre un utilizzo delle strutture attraverso anche un'edilizia scolastica innovativa, e programmare e definire modalità di gestione finalizzate a un progetto pedagogico centrato sulla continuità educativa, tanto importante oggi, che valorizzi la collaborazione tra le diverse figure professionali, quindi gli educatori, gli insegnanti e altri operatori, anche tenendo conto della scuola dell'infanzia come strumento legato al primo ciclo di istruzione. È necessario inoltre valorizzare i coordinamenti pedagogici come strumento territoriale della governance per sostenere strategie e meccanismi di integrazione del segmento dei percorsi educativi 0-3 anni e di quello delle scuole dell'infanzia comunali affidate agli enti locali con il comparto delle scuole dell'infanzia statali, tenendo conto della rete sociosanitaria del territorio. Garantire una combinazione di servizi e prestazioni specifiche rivolte alle famiglie con figli di minore età, l'inclusione attiva del nucleo familiare, come è stato già detto prima di me, con specifiche misure di presa in carico globale, diventa fondamentale per supportare le famiglie, con particolare attenzione a quelle in situazioni di vulnerabilità e marginalità, in modo adeguato, con misure di inclusione lavorativa degli adulti, ma anche di accompagnamento educativo, formativo, lavorativo, in ambito sociale e sanitario, in considerazione dei cicli vitali della famiglia. È importante sviluppare e sostenere il coordinamento tra i servizi territoriali, sociali, educativi, sanitari per il contrasto del disagio sociale. L'integrazione dei sistemi a livello territoriale, così come previsti dalla legge 328 del 2000, è strategico per la qualità dei servizi stessi, ma anche per la creazione di meccanismi virtuosi e innovativi sul territorio, a partire dalla valorizzazione dei piani di zona, quale luogo formale per la programmazione e il monitoraggio delle politiche e degli interventi sociali, per favorire la sottoscrizione di atti formali e accordi di programma tra i diversi soggetti pubblici e del privato sociale, inclusi i sindacati coinvolti nelle azioni di sistema definite nel piano di zona. È importante migliorare le capacità dei sistemi sanitari nel rispondere all'esigenza delle persone di minore età, soprattutto quelli più vulnerabili e svantaggiati. La tutela della salute è un principio costituzionalmente garantito, sia nell'interesse dell'individuo, sia nell'interesse della collettività. Per questa ragione dobbiamo garantire l'iscrizione obbligatoria al Sistema Sanitario Nazionale, l'accesso ai servizi sanitari e in particolare al pediatra di libera scelta sin dalla nascita del bambino. Inoltre è necessario valorizzare la rete territoriale tra ASL, punti nascita, enti locali, al fine di condividere, sperimentare e diffondere buone prassi nelle strutture sanitarie e sul territorio a partire dal rafforzamento della prevenzione e promozione della salute infantile, che come sappiamo dipende da molteplici fattori. Sostenere la partecipazione di tutti i bambini ad attività ludiche, creative, ricreative, sportive e culturali, a prescindere dalla partecipazione economica delle famiglie, rafforzando la presenza di strutture pubbliche dedicate nel territorio, specialmente in quelli più deprivati.
garantire l'accesso ad una mensa di qualità nelle scuole, con costi coperti almeno per il 50% dalla fiscalità generale e con una compartecipazione basata sul criterio dell'universalismo selettivo, prevedendo la gratuità per i bambini che vivono in famiglie deprivate e a rischio sociale. Garantire inoltre città sostenibili e inclusive per la tutela della salute e per il contrasto alla povertà minorile. La città a misure di bambine e bambini devono essere sostenibili ed inclusive anche nel rispetto degli obiettivi dell'Agenda ONU 2030. Come organizzazioni sindacali, e mi avvio alla conclusione, riteniamo che la legge 328, purtroppo ancora incompiuta, sia lo strumento principe per un adeguamento a livello europeo dei diritti sociali nel nostro Paese. Dobbiamo quindi ripartire da questa legge e applicarla pienamente, perché il contrasto alla povertà minorile necessita di strategie operative integrate e trasversali tra sistemi educativo, sanitario, sociale e ambientale, dove le azioni di prevenzione diventano fondamentali. Per fare questo, riteniamo sia necessario superare la frammentazione a livello nazionale, attraverso un dialogo costante tra i ministeri e sviluppare un approccio integrato a livello locale, per rilanciare e potenziare i servizi rivolti alla prima infanzia, che costituiscono l'elemento centrale per la riduzione della povertà infantile, sia materiale che educativa nel nostro Paese. Da ultimo, un breve accenno al PNRR, con il piano per asili nido e scuole dell'infanzia, contenuto nella missione 4, compie un primo passo per migliorare l'offerta educativa sin dalla prima infanzia e offrire un concreto aiuto alle famiglie. Tuttavia riteniamo che le risorse destinate al Sud siano insufficienti per colmare i divari storici già esistenti e che per raggiungere gli obiettivi dichiarati in tempi brevi c'è la necessità di coinvolgere attraverso un modello di governance tutti gli attori, quindi i comuni, le province, le regioni e il governo nazionale, e prevedere un attento monitoraggio e valutazione delle fasi di attuazione in cui le parti sociali rivestano un ruolo effettivo di proposta e di verifica. Scusate la velocità, ero preoccupata di non stare nei tempi. Vorrei concludere con un'ispirazione, parafrasando, se me lo permettete, una frase di Einstein, secondo cui potrà risolvere i nostri problemi solo una mente diversa da quella che li ha creati. E guardando alle nuove generazioni, mi permetto di dire che la nostra più grande speranza sia quella della trasformazione di un'educazione. Questo per formare una generazione più saggia, solidale, a quella a cui apparteniamo, che a volte un po' arrogantemente pretendiamo di riprodurre per mezzo delle istituzioni educative. Lo dico perché istruzione ed educazione non sono la stessa cosa, ma sono un binomio che va mantenuto integrato e non separato, come evidenziava la dottoressa Francesca Ragazzini, anche per accogliere e andare incontro alle sofferenze dei giovani, dei nostri giovani che portano, che sono, diciamo, esprimono sintomi di un malessere profondo già preesistente anche prima della crisi sanitaria. Grazie per l'ascolto. Grazie mille, la ringrazio molto perché ha potuto sviluppare molto bene il tema delle povertà educative, degli interventi dire per cercare di contrastarle, di migliorare la situazione, del favorire lo sviluppo di interventi in campo educativo e sociale e anche nel campo di istruzione, soprattutto anche nei territori che meno sono stati in grado sinora di farlo. E sono aspetti su cui ho dovuto correre molto velocemente la mia relazione, ma che credo stiano molto a cuore e sicuramente dovranno avere un ruolo importante anche nella conferenza nazionale. Quindi la ringrazio molto per questo focus. Passo la parola a Lorenzo Lusignoli del Dipartimento Politiche Sociali e Sanitarie della CISL per il suo intervento. Grazie. Ecco. Prego. Buongiorno a tutti. Io vorrei condividere delle slide. E nel frattempo dico che questo incontro mi sembra molto interessante, questo confronto che viene portato avanti nell'osservatorio di natura anche tecnica, insomma, e mi sembra molto proficuo, anche se vedrà, come vedrete anche dal mio intervento, delle posizioni non sempre allineate, però mi augurerei che un simile confronto fosse portato anche a livello dell'esecutivo. Ecco, non so se vedete le slide, se si vedono chiaramente.
Sì, benissimo, grazie. Sì, perfetto. Allora, diciamo, per affrontare la disuguaglianza è chiaramente un tema molto, molto ampio. A me preme ricordare l'ultimo testo di questo grande economista inglese Atkinson, scritto nel 2015, perché affronta proprio questo tema in maniera veramente molto interessante e esaustiva. E chiaramente lui fa 15 proposte di policy molto, molto specifiche, che peraltro si attanagliano molto meglio alla situazione anglosassone che alla nostra, forse, però che contengono veramente elementi di grande interesse, ma affrontando almeno 5 temi principali: il cambiamento tecnologico, l'occupazione e le retribuzioni, la distribuzione del capitale, il fisco e la sicurezza sociale. Ecco, noi chiaramente nel nostro caso, guardando la famiglia, ci concentriamo su quest'ultimo punto, insomma, partendo in particolare dalle famiglie che sono su un livello più basso della scala reddituale, perché se vogliamo immaginare una riduzione della disuguaglianza dobbiamo scegliere dove agire, in qualche modo agire nella parte alta del reddito, della scala reddituale è più agevole attraverso le politiche fiscali, invece sulla parte bassa si può fare molto anche con le politiche di welfare. Le due misure più significative che sono state, insomma, che ci riguardano in questo periodo, sono in particolare il reddito di cittadinanza, che è una misura che è stata ormai in vigore dal 2019, e l'assegno unico universale, che è stato anche citato nel secondo intervento, che è in corso di definizione in questi mesi ed è previsto partire dal 2022. Sono le due misure che danno un impatto in termini di aumento del reddito maggiore per le fasce basse, sicuramente della distribuzione reddituale, ma anche in qualche modo per le fasce medie quando si tratta dell'assegno unico universale, poi se fosse reso veramente universale anche in alto. Ecco, qui vado rapidamente perché l'intervento di Ranci, devo dire, è stato molto, molto esaustivo, però questa tabella la volevo far vedere per far capire perché si arriva all'introduzione del reddito di cittadinanza, e avete visto, lui ha mostrato l'intera serie storica. Io qui mostro, diciamo, solo l'anno iniziale della crisi e l'anno prima dell'avvio della prima misura di contrasto alla povertà, che è stata introdotta nel 2018, poi sostituita nel 2019 dal reddito di cittadinanza. Tutti gli indicatori, come vedete, in maniera meno marcata o più marcata, sono aumentati nel corso di questo decennio, sostanzialmente. Tutti gli indicatori che indicano la povertà, quindi il rischio di povertà, la severa deprivazione materiale, la bassa intensità lavorativa, che sono gli indicatori che poi vengono utilizzati a livello europeo, la povertà relativa e la povertà assoluta, gli indicatori calcolati dall'Istat. Guardate quanto aumenta la povertà, quanto aumentano gli indicatori, entrambi gli indicatori misurati dall'Istat. Diciamo che la povertà relativa è proprio un indicatore di disuguaglianza, insomma, quindi ci interessa direttamente. E poi il Gini del reddito equivalente, che in questo caso è misurato in maniera diversa da quello che mostrava il professore inizialmente, perché è misurato appunto sul reddito equivalente, misurato dall'Eurostat, quindi aumenta di meno, ma insomma aumenta in maniera significativa. Se mi fossi messo nel 2008, il Gini del reddito equivalente che era calcolato dall'Eurostat sta a 31,2, quindi comunque c'è un aumento di 1,5 punti che è piuttosto rilevante. Arriviamo al reddito di cittadinanza, che è una misura introdotta nel 2019, ma che è frutto di un percorso piuttosto elaborato degli anni precedenti, dove sono state attuate una serie di misure sperimentali, che è culminato con il SIA nel 2017 e l'introduzione della prima misura di contrasto alla povertà nel 2018, il reddito di inclusione. Il reddito di cittadinanza è una misura selettiva, condizionata e soggetta alla prova dei mezzi, però gode, rispetto ai suoi predecessori, finalmente di un finanziamento sufficiente a coprire una significativa parte delle famiglie. Quindi a metà 2021, è stato anche già accennato, siamo a 1,6 milioni di famiglie, un importo mensile che si orienta intorno a 550 euro, il 32,8% di queste almeno un minore, il 9% è composto da cittadini extra UE. Nell'ultimo biennio è stato affiancato al REM, il REM è stata una misura emergenziale che è arrivata in qualche modo, è una misura selettiva incondizionata, che è arrivata
a tamponare la situazione che si stava creando con la crisi pandemica, che determinava un aumento di persone in difficoltà economica che non potevano accedere al REI, al reddito di cittadinanza, e quindi che andavano comunque sostenute. Sia l'intensità della povertà che la povertà relativa hanno mostrato riduzioni nel passato biennio, e questa è una dimostrazione che in qualche modo le misure di contrasto alla povertà hanno funzionato bene da questo punto di vista. L'indice di Gini si può stimare che sia calato di 1,1 punti percentuale sul reddito equivalente, ed è un calo, vi assicuro, piuttosto rilevante. La povertà assoluta era calata nel 2019, ovviamente è riesplosa nel 2020, ma insomma, al di là di questioni riguardanti la sua misurazione, nei quali non entro, è chiaro che c'è stato un effetto molto pesante della crisi pandemica. Cosa succede però? Che il reddito cittadinanza ha anche elementi di criticità. Allora, io qui lascio da parte tutta la discussione sulla parte attiva, che appassiona molto i nostri politici, ma che richiederebbe una trattazione a sé stante, e mi concentro invece sul sostegno economico, che è quello che interessa più questo seminario. Secondo il rapporto della Caritas, il 44% delle famiglie povere riceve reddito di cittadinanza, e il 57% di esse, grazie a questo, esce dalla condizione di povertà. Ma il 36% di coloro che ricevono reddito di cittadinanza risultano poveri. Quindi ci sono parecchi falsi negativi e parecchi falsi positivi, per parlare in termini generici. La maggioranza dei nuclei familiari che riceve reddito di cittadinanza è composta da 1 e 2 persone, e già questo è un elemento di criticità, perché come abbiamo visto, come è stato ben illustrato, la povertà minorile e quella tra le famiglie numerose è in fortissima ascesa. La quota degli stranieri extra UE sostenuti nel reddito di cittadinanza è largamente inferiore a quella in povertà assoluta. Ci sono allora una serie di proposte che l'Alleanza contro la povertà sta portando avanti in questi ultimi anni, e termineremo una ricerca alla fine dell'anno, e ve le elenco molto brevemente. Sono l'intervento sulla scala di equivalenza, aumentando il peso di minori ed elevando o eliminando il tetto della suddetta scala di equivalenza, che è una scala di equivalenza assolutamente sottodimensionata, che pesa ai minori un minore la metà del maggiorenne. Questo non è assolutamente accettabile. La riduzione del vincolo anagrafico sugli stranieri e un allentamento del vincolo sul patrimonio mobiliare, che è un vincolo che ha determinato, in particolare durante la crisi pandemica, ha ristretto sensibilmente l'accesso alla misura. Oltre il periodo pandemico, bisognerà fare delle riflessioni di tipo diverso anche sul riequilibrio degli importi della prestazione, andrebbe potenziata la parte a sostegno degli affitti a discapito della parte base sul singolo o su chi non affitta. Questi sono degli effetti che vengono dalle simulazioni fatte da Gallo e Reitano per conto dell'Alleanza contro la povertà. Senza il reddito di cittadinanza vedete che il grave rischio di povertà sarebbe a 9,18. Il grave rischio di povertà è una misura che focalizza bene la platea di coloro che sono soggetti al reddito di cittadinanza, e l'indice di Gini sarebbe a 32,7. Con l'attuale vediamo che c'è un abbattimento dell'indice di Gini e un abbattimento del grave rischio di povertà. Le quattro righe successive indicano cosa succederebbe a questi indicatori se si introducessero alcune delle proposte che vi ho detto. Cioè, se il peso di minori fosse portato a 0,4 senza tetto, vi sarebbe un abbassamento, come vedete, tra 7,28 e 31,5, ma un abbassamento ancora più rilevante si avrebbe se la scala assolutamente atipica usata per il reddito di cittadinanza fosse sostituita dalla scala ISEE. Così come ci sarebbero abbattimenti del grave rischio di povertà e dell'indice di Gini, anche se un po' più contenuti, nel caso in cui si allentasse il vincolo sulla residenza. La seconda misura che mi interessava approfondire è il nuovo assegno universale per i figli. Voi sapete che oggi il sostegno per i figli viene dato con le detrazioni fiscali per i figli a carico, con gli assegni a nucleo familiare solo per i dipendenti, e da luglio del 2021 attraverso anche la misura temporanea che è stata introdotta, l'assegno temporaneo per i figli, che viene dato a chi invece non riceve gli assegni a nucleo familiare. L'assegno unico universale dovrebbe mettere insieme tutte queste tre misure e anche alcuni minori, che sono meno rilevanti, e viene disegnato in questi mesi. Sono state lanciate delle proposte nel frattempo, che hanno una diversa attenzione alla disuguaglianza, e per la scelta degli indicatori di riferimento
pur rispondendo ai principi di universalità e agli altri principi indicati nella legge delega, prevedendo quindi una quota fissa per tutti e una quota variabile in base all'indicatore di selettività. Diciamo. La prima proposta che è stata presentata, la mia già citata dal professor Lucifera, è stata elaborata dall'area della Fondazione Corriere e dell'Alleanza per l'Infanzia, è una proposta moderatamente selettiva che usa l'ISE come criterio di selezione e a favore delle classi medie di reddito con minore attenzione per la disuguaglianza, cioè come obiettivo diciamo forse è più orientata per un obiettivo a favore della natalità piuttosto che un obiettivo di riduzione della disuguaglianza. L'altra proposta che è stata presentata è una proposta presentata da noi della CISL, che è una proposta selettiva, che usa per la selezione della parte variabile solo la componente reddituale dell'ISEE. E questo è possibile perché nella legge delega è citato esplicitamente che la selezione andrà fatta attraverso l'ISEE o sue componenti. E questa è anche stata frutto di una mediazione parlamentare, quindi diciamo questo tipo di selettività è possibile. È una proposta che guarda più alle classi basse e medio-basse e ha maggiore attenzione alla disuguaglianza. Si articola in tre varianti, una proposta base, una proposta pro-work che prevede una maggiorazione per il secondo percettore di reddito, in linea con quanto anche già detto per la proposta AREL, e una terza proposta che usa la scala di equivalenza dell'indicatore reddituale di selezione. La scelta dell'indicatore di selezione, cioè di usare l'ISR, non è affatto casuale, nel senso che l'ISE noi riteniamo che sia un indicatore fondamentale per la scelta dei programmi mezzi e sia anche molto utile a selezionare le platee dei destinatari di prestazioni, una tanto anche di sostegno al reddito. Non è adatto nella sua interezza, a nostro parere, a selezionare il beneficio di una prestazione che deve durare almeno 18 anni, nel caso in cui si abbia solo un figlio e nel caso in cui il figlio vada a lavorare dopo il 18° anno, più di 18 anni nel caso in cui si abbiano più figli o nel caso in cui fino a 21 anni il figlio faccia un percorso formativo o gli studi. E questo perché? Perché c'è la presenza del patrimonio sostanzialmente e la presenza del patrimonio altera la scelta intertemporale tra risparmio e consumo, no? Cioè io oggi tratterei due famiglie in maniera diversa a seconda se loro decidono di mettere a parte dei soldi o decidono di consumarli. Questo ha un impatto non irrilevante sulle classi medie e determina appunto nel caso di uso dell'ISE, santi i vincoli di bilancio, un rischio di forte riordinamento e di forti perdite per determinate classi. E questo è il motivo principale, ci sono poi dei motivi secondari che diciamo riguardano la misurazione di questo patrimonio, che tuttora non è precisa nell'ISEE perché c'è la parte immobiliare che non tiene conto, che tiene conto di un catasto ormai assolutamente datato e quindi andrebbe riformato il catasto, e c'è la parte mobiliare che invece tiene conto di una misurazione del conto titoli che non è precisamente, però qui non voglio entrare troppo nel tecnico. Comunque ci sono delle ragioni molto forti per questa scelta. Io ecco qui ho messo a confronto, ma solo per dare un'idea, insomma, quali sono le due proposte sul campo, che sono appunto entrambe degne di nota e all'attenzione del governo. Vedete c'è 800 euro per figlio minorenne su tutte le due proposte e un pochino di più sulla prima proposta per l'importo minimo del beneficio e questa è la quota costante per quanto riguarda il figlio maggiorenne. Poi l'importo massimo del beneficio invece differisce in maniera marcata, è sensibilmente più alto nella proposta della CISL e sensibilmente più basso nella proposta del Corriere Alleanza. E questo perché però, lo vediamo sulla terza riga, perché in qualche modo la proposta del Corriere Alleanza parte più bassa ma mantiene lo stesso importo per delle classi reddituali anche intermedie, mentre la proposta della CISL crea un decalage a partire da un livello più basso sostanzialmente. Entrambe le proposte, cioè per la descrizione dettagliata, bisognerebbe fare un seminario apposta e mi auguro che ci siano occasioni di confronto, però insomma entrambe le proposte prevedono specifiche e sostanziali maggiorazioni di importi per famiglie numerose, ovviamente a partire da tre figli e per figli con disabilità, così come prevede la legge delega.
Per dare un colpo d'occhio, questa è la sulla proposta della CISL, cosa succederebbe per una coppia di lavoratori dipendenti con due minori. Voi vedete che il sostegno, diciamo, se guardiamo al reddito familiare che cresce, oggi le misure danno questo sostegno che è vedete, c'è un andamento irregolare. Perché? Perché su tutta questa prima parte si trovano i cosiddetti incapienti, cioè quelli che non riescono a usufruire delle detrazioni per i figli a carico. Dopodiché, una volta giunta qui, comunque le prestazioni attuali hanno un andamento decrescente molto irregolare. La proposta della CISL propone... Devo scusi chiederle di sintetizzare, perché il tempo sarebbe scaduto. Sì, sono a 13 minuti, sì. No. Sì, sì, volentieri. Grazie. Accede. Sì. La proposta della CISL passa sopra sostanzialmente ed è più regolare. Se vediamo, ecco, questo per quello che riguarda le nostre il confronto che facevo prima, cioè la differenza tra le due proposte rispetto alle prestazioni vigenti, vediamo che la proposta del Corrieri agisce molto di più su una fascia intermedia, qui la misura il confronto sulla base dell'ISEE corrente, agisce molto di più su una fascia intermedia reddituale, mentre la proposta della CISL dà di più nella parte bassa della distribuzione. Una precisazione che volevo fare sempre sull'uso degli indicatori ISR, non è corretto dire che il reddito di cittadinanza guarda all'ISEE per misurare il beneficio, perché il reddito di cittadinanza è basato su due soldi sostanzialmente. E questo viene fuori per l'appunto da un percorso che proviene dal REI e che si è fatto avanti, guarda su due soglie e la soglia ISEE è escludente, dopodiché il calcolo del beneficio viene fatto sul reddito, sulla parte reddituale dell'ISEE senza detrazioni. Quindi diciamo il sistema utilizzato per il calcolo per la definizione della cittadinanza è più vicino a quello che noi proponiamo, deciso, cioè l'uso dell'indicatore della situazione reddituale, che peraltro era l'indicatore che veniva usato per il reddito di inclusione. Questo non vuol dire che escludiamo la possibilità di frenare, diciamo, il contrasto all'evasione, perché il contrasto all'evasione può essere ottenuto mettendo una soglia su un livello più elevato. Qual era l'altra cosa che interessava? Era l'interazione tra le due misure, cioè tra reddito di cittadinanza e assegno universale, no? Sono tre possibilità, o non c'è nessuna interazione, cioè le due misure si cumulano completamente come previsto inizialmente dal Family Act, e questo potrebbe presentare problemi di disincentivo al lavoro nel caso che questo cumulo determinasse per alcune tipologie familiari un sostegno al reddito troppo elevato. La seconda possibilità è che si rinunci alla componente minori del reddito di cittadinanza per coloro che beneficiano dell'assegno universale. E questo è quello che è stato adottato nel caso dell'assegno temporaneo, determina anche un risparmio di costo contenuto, ma insomma stimato sui 650 milioni. E la terza possibilità è quella che non è assolutamente raccomandabile, data la scala di equivalenza inadeguata per il reddito di cittadinanza, cioè sarebbe l'interazione completa, ovvero che l'assegno unico fosse considerato e entrasse tutto per il calcolo del reddito di cittadinanza. Questo grafico finale che... illustro ma molto brevemente, perché questa volta veramente sono andato oltre, fa vedere che cosa succederebbe nelle varie ipotesi, cioè se noi sommiamo tutti e due gli indicatori sostanzialmente, ci ritroviamo su queste soglie più in alto di sostegno, quindi con un totale che va in media poco sotto i 600 euro, a seconda della tipologia familiare, vedete, minori con un minore, due o tre minori, l'importo cresce sostanzialmente, anche perché tre minori gode anche della maggiorazione per famiglie numerose, quindi arriviamo quasi intorno ai 1.300 euro. Ecco, questo potrebbe creare qualche problema di disincentivo. Se noi usassimo la seconda ipotesi, cioè quella già usata per l'assegno temporaneo, l'area verde sostanzialmente non ci sarebbe, no? Perché verrebbe mangiata dall'assegno familiare, quindi gli importi sarebbero sensibilmente ridotti. Vi ringrazio, scusate del lieve sforamento. Grazie mille di questo intervento che a mio parere molto utilmente ha integrato quanto è stato detto sinora. La parte sul reddito di cittadinanza è stata sicuramente importante, era un aspetto ovviamente decisivo nella lotta alle disuguaglianze su cui non avevo avuto modo di potermi soffermare più di tanto, anche in connessione
dell'interazione che questo avrà con l'assegno unico universale, quindi anche molto utili le osservazioni finali sui diversi scenari che si aprono a seconda di come le interazioni verranno, come dire, codificate. E la discussione sulle due proposte, che in realtà sono anche più di due, ne è uscita un'altra ai primi di agosto, proposta per esempio da Banca Italia, che è già disponibile, si può studiare, quindi le proposte sulla, diciamo, la modulazione degli importi e quindi il tipo di selettività che si instaura dentro il sistema, è una discussione molto importante, decisiva nei prossimi mesi. Sono grato a Lusignoli per aver espresso molto chiaramente, come dire, una visione diversa da quella che aveva prima espresso Lucifora, ma si mostra come, come dire, le scelte di policy da questo punto di vista sono complesse e devono tener conto di diversi aspetti. E credo che sarà materia della conferenza e dell'osservatorio dotarsi di strumenti per riuscire a seguire, monitorare questo tipo di problema. Andiamo avanti, il tempo stringe. Do la parola a Lucia Scorza dell'area lavoro, welfare e capitale umano di Confindustria. La prego. Buongiorno. Di stare assolutamente nel tempo perché sì, stiamo già sparando di un po'. Cercherò. Grazie. Al massimo. Buongiorno a tutti e a tutti, grazie dell'invito a prendere parte al webinar odierno. Proverò a condurre una riflessione sul tema del capitale umano e della formazione e su come tutto ciò possa contribuire a contrastare le diseguaglianze e a farle arretrare. I dati ci dicono infatti che la diffusione della povertà diminuisce al crescere del titolo di studio. Nel 2020, se la persona di riferimento ha conseguito almeno il diploma di scuola secondaria superiore, l'incidenza in termini di povertà assoluta è stata pari al 4,4%, mentre si è attestata all'11,1% se la persona di riferimento ha al massimo la licenza di scuola media. Purtroppo però dobbiamo registrare un dato non buono nel nostro paese. Il livello medio di istruzione della popolazione è tra i più bassi d'Europa. Nel 2019 la quota di popolazione tra i 25 e i 64 anni in possesso di un titolo di studio secondario superiore era pari al 61,2%, nella UE al 78,2%, in Germania stata pari al 86,7%, in Francia all'80,4%, nel Regno Unito all'81,1%. Per quanto riguarda poi la quota di popolazione laureata, in Italia registriamo il 19,6%, la media UE è pari al 33,2%. Crescente inoltre il divario territoriale a sfavore del Mezzogiorno, dove si laurea soltanto un quinto dei giovani, cioè il 21,2%, contro l'oltre 30% del Nord, 31,4%, e il 31,3% del centro. Nel nostro paese il tasso di occupazione delle persone comprese nella fascia di età 25-64 anni è pari al 52% se con titolo di studio inferiore al secondario, al 70% se con titolo di studio secondario o post-secondario, o all'81% se con titolo di studio terziario, al 94% se con dottorato. L'Italia è il paese della UE, ahimè, con il più alto tasso di ragazzi non impegnati né nello studio né nel lavoro né nella formazione, i cosiddetti NEET. Nella fascia 18-24 anni i NEET rappresentano il 24,2%. Questi dati sono ancora più accentuati nel sud Italia. Altro dato di cui si è data già evidenza nella relazione del professor Costanzo Ranci è quello relativo al pieno compimento del percorso di studi e quindi all'abbandono precoce del sistema di istruzione e formazione, che in Italia si attesta al 13,5%, al sud è pari al 18,2%. La strategia Europa 2020, così come anche ricordato dal professor Costanzo Ranci, poneva un obiettivo di abbassamento di questi tassi, fissando al 10% appunto l'obiettivo da conseguire e da raggiungere.
In Italia e in Francia l'obiettivo è stato raggiunto da diversi anni, in Germania ci si stanno avvicinando. Un ulteriore elemento da considerare riguardo alle politiche formative, all'educazione, è quello dell'incidenza degli studenti quindicenni con competenze insufficienti. Infatti, in base all'indagine PISA 2018, tale incidenza è superiore, seppur di poco, alla media europea per quel che riguarda la comprensione dei testi scritti, ma peggiora per quel che riguarda la matematica e le scienze. Con riferimento alle performance territoriali, dati non incoraggianti esprimono le regioni meridionali sia in italiano sia in matematica. Anche le regioni centrali nel confronto con quelle settentrionali risultano meno performanti. Secondo quanto indicato nell'audizione ISTAT del 29 gennaio 2021 sul PNRR, il livello di competenze acquisite nelle scuole nelle regioni meridionali è inferiore alla media, qualunque sia il tipo di istituzione formativa. Le differenze di rendimento potrebbero contribuire a spiegare quindi l'incidenza degli abbandoni e la minore quota di laureati. Se questa è la fotografia della realtà, per cui la diffusione della povertà diminuisce al crescere del titolo di studio, dobbiamo porci in prospettiva perché si pongano in essere tutte quelle politiche e quegli strumenti che ci consentono di intervenire sin da ora per definire azioni e percorsi utili a contrastare la povertà educativa e quindi con ogni probabilità l'incidenza della povertà assoluta in futuro. A tal fine, il Piano Nazionale, il PNRR, rappresenta una grandissima opportunità. Infatti, la missione 4 del piano si pone l'obiettivo di rafforzare le condizioni per lo sviluppo di un'economia ad alta intensità di conoscenza, di competenze e di resilienza, partendo dal riconoscimento delle criticità del nostro sistema di istruzione, formazione e ricerca. Per il potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione degli asili nido, dagli asili nido alle università, si prevedono 19,4 miliardi. Per le misure dedicate alla ricerca, 11,4 miliardi. Nella missione 4 si intende operare contro quindi le carenze strutturali nell'offerta di servizi di educazione e istruzioni primarie, con la creazione, come è stato già ricordato, di 228.000 posti negli asili nido e con una più ampia diffusione del tempo pieno nelle scuole primarie. Sono previsti altresì interventi per superare il gap nelle competenze di base e contrastare l'alto tasso di abbandono scolastico e ridurre i divari territoriali. Per quanto riguarda la bassa percentuale con titoli di studio terziario nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, la carenza di offerta di formazione professionale avanzata e di servizi di orientamento e di transizione dalla scuola secondaria all'università è considerato come fattore non agevolante. Il piano considera inoltre le difficoltà delle imprese italiane nel reclutamento. Il 33% di esse lamentano tali difficoltà, mentre solo l'1,7% degli studenti terziari si iscrive a corsi di istruzione professionalizzante, che pure hanno prodotto in anni recenti esiti occupazionali significativi. L'80% di occupati ha un anno dal diploma, così come anche ricordato nel webinar della scorsa settimana. Cornice di tutte queste azioni è l'azione di monitoraggio e di valutazione delle diverse misure assunte nel PNRR per verificare l'efficacia e l'impatto sulle disuguaglianze. La strategia di sviluppo si compone di un insieme di fonti di finanziamento che comprendono le risorse Next Generation EU, la programmazione 2021-2027 dei fondi strutturali, risorse ordinarie del bilancio dello Stato. A coronamento di tutto questo,
nel PNRR viene costruito un sistema di governance piuttosto verticistico, verticale, per cui si designa una cabina di regia con un compito preciso appunto di regia su tutto il piano. Ora, le misure indicate nel piano con questo sistema e il sistema di governance disegnato, definito nel piano, con le misure finanziarie di corredo al piano medesimo, possono contribuire sicuramente ad elevare il tasso di istruzione nel nostro paese, a contrastare la povertà educativa, ad incidere su quelle misure, su quelle azioni che finora fanno sì che gli studenti, i giovani si allontanino dalla scuola e quindi finiscano con l'essere o un net e un futuro probabilmente un disoccupato, un inattivo. Cioè bisogna che questa occasione non vada persa, perché solamente attraverso un'azione concertata di tutte le istituzioni, di tutti i livelli di governo, di tutti i livelli di amministrazione, noi possiamo immaginare un accrescimento appunto del tasso di istruzione e quindi anche di formazione e un accrescimento delle potenzialità dei giovani ai fini dell'inserimento nel mercato del lavoro e quindi ai fini di un contrasto alle disuguaglianze e di un contrasto anche alla povertà assoluta. Grazie. Grazie mille per questo intervento che ha ripreso il tema della missione 4 del PNRR e in particolare il piano che riguarda soprattutto i servizi per l'infanzia, ma non solo, come opportunamente lei ci ha ricordato, è sicuramente un pezzo fondamentale, non solo in una logica, come diciamo, come abbiamo già detto, di conciliazione vita lavoro, cura lavoro, quindi per consentire anche alle famiglie a basso reddito di poter, come dire, trovare una forma di conciliazione tra l'attività lavorativa e l'accudimento dei figli, quindi non ha soltanto questa funzione, ma lei opportunamente ci ha ricordato la funzione di educazione di questi servizi, che svolgono una importante funzione di rendere quelle opportunità educative per famiglie con minori, come dire, che partono da condizioni socio-economiche e anche culturali diverse. Questo è un punto fondamentale e su cui ovviamente quindi non credo che costituisca anche questa un importantissimo punto di attenzione per la conferenza. Quindi la ringrazio per questo intervento. Do la parola adesso a Pinella Crimi del Consiglio Direttivo del Forum delle Associazioni Familiari. Prego, a lei la parola. Buongiorno a tutti, grazie per questa opportunità e per questo approfondimento per noi veramente molto, molto importante. Ringrazio tutti i relatori che mi hanno preceduta perché i dati mostrano in maniera molto chiara che il nostro paese soffre di gravi forme di disuguaglianza. Gravi forme di disuguaglianza che la pandemia non ha provocato, ma che ha sicuramente acuito e amplificato. Leggo dal report Istat sulla povertà del 2020. L'incidenza della povertà assoluta per le famiglie con minori è più elevata nelle aree metropolitane, sia nei comuni centro di area metropolitana, 13,7%, sia nei comuni più piccoli fino a 50.000 abitanti, 11,5%, dove rispetto al 2019 si registra un peggioramento. Nei comuni periferia dell'area metropolitana e nei comuni oltre 50.000 abitanti è pari infine all'11,8%. Sono dati noti, dati che sono già stati messi in luce, dati che mostrano come a soffrire maggiormente, soprattutto in questo tempo così difficile, siano quelle famiglie già provate da situazioni di fragilità prima della pandemia. E in particolare ciò che colpisce è il fatto che le nuove povertà
toccano in particolare proprio il ceto medio. Non siamo più in presenza di sacche di povertà isolate nel nostro paese, ma sempre più diffuse. La povertà aumenta all'aumentare del numero dei figli. Sostanzialmente nel nostro paese il numero dei figli diventa un indicatore del rischio di povertà. È chiaro che è necessario mettere tutte le famiglie nella condizione di poter affrontare serenamente la quotidianità. Ed è chiaro che bisogna farlo in condizioni di equità. Pertanto, se è necessario intervenire con misure di assistenza e di sostegno per quelle famiglie che versano in condizioni di grave povertà, così come avviene nel nostro paese, si è fatto riferimento anche al reddito di cittadinanza, è anche vero che bisogna intervenire nel nostro paese con misure a sostegno di tutte le famiglie e di agevolazione e di promozione di tutte le famiglie. Si tratta di misure universalistiche che vanno sotto il nome di politiche familiari. È fondamentale uscire dal meccanismo, a nostro avviso, che porta all'equivalenza assoluta tra politiche di assistenza e politiche familiari. Le politiche familiari sono quelle politiche che favoriscono la nascita di nuove famiglie, che garantiscono il mantenimento di quelle esistenti, che permettono ai giovani di accedere ad un livello di istruzione e formazione adeguato e consentono anche forme di socializzazione che costruiscono le nostre comunità. Ecco, le politiche invece di contrasto alla povertà rientrano all'interno di quelle forme di welfare e di sostegno alle attività occupazionali che incidono proprio sulle fragilità. Chiaramente le politiche familiari, se adeguatamente intese e costruite, hanno un effetto positivo anche sulle disuguaglianze, questo è indubbio. E quindi è necessario integrare le due forme di intervento proprio per ridurre le disuguaglianze e, diciamo in una prospettiva ideale, anche di eliminarle del tutto nel nostro paese, così come previsto dalla nostra Costituzione. In questo senso strumenti importantissimi sono a nostro avviso sia il Family Act, che diventa un punto di partenza importante perché finalmente la famiglia come soggetto sociale trova diritto di cittadinanza all'interno del dibattito pubblico e delle istituzioni, e così come i fondi del PNRR che chiaramente affrontano e aggrediscono alcune cause di disuguaglianze e di povertà, compresa la povertà educativa e le differenze territoriali all'interno del nostro paese. È chiaro anche che è necessario comunque mantenere e valorizzare le specificità territoriali delle diverse regioni e dei diversi territori italiani. È chiaro che ci sono aree del nostro paese in cui si rende necessario, ad esempio, l'istituzione di un maggior numero di asili nido, mentre altre che già hanno sperimentato altre forme di supporto alla genitorialità, penso alle madri di giorno istituite da una legge della Regione Siciliana del 2003, agli asili aziendali. È bene avere anche un quadro e una mappa più completa di tutte quelle che sono le buone pratiche già esistenti sul nostro territorio. E consentitemi poi di citare la misura che noi riteniamo la misura principe delle politiche familiari attuali, cioè l'assegno unico universale, in questo momento sperimentato in forma di misura temporanea, dal 1° gennaio diventerà strutturale e nel momento in cui diventerà strutturale ci auguriamo che diventi anche veramente universale, perché se è vero che bisogna intervenire in qualche modo per supportare le famiglie più fragili, è anche vero che una misura di politica familiare non può fare distinzione tra figli.
Questa misura, vorrei ricordare brevemente, che ha ottenuto il consenso quasi unanime, anzi direi unanime, con solo 4 astenuti dell'intero corpo parlamentare al momento della sua approvazione, e quindi una maggioranza veramente ampia, forse come mai si era vista nel nostro paese. Come forum delle associazioni familiari abbiamo fatto l'esperienza di vedere tutte le forze politiche concordi intorno ad un tavolo per l'approvazione di una misura che valorizzasse i figli per la prima volta in Italia. Questo riteniamo sia un punto di partenza importante. Allora la domanda è: se siamo tutti d'accordo su questa misura, perché non renderla veramente efficace ed universale? Noi sappiamo che oggi a soffrire più di tutti è il ceto medio. È chiaro, lo dimostrano i dati, lo mostrano tutti gli esperti. Il ceto medio è proprio quel ceto che fino ad oggi ha tenuto in piedi l'Italia e che oggi non fa più figli perché non è in grado di portarne avanti la formazione, l'educazione e la crescita. Le famiglie vanno aiutate anche in questo senso. Per cui l'assegno unico può diventare lo strumento attraverso il quale, da una parte, quei figli che non sono mai stati oggetto di riconoscimento anche economico nel nostro paese, quindi figli di tutti i lavoratori autonomi, atipici, che non sono mai rientrati nelle misure dell'assegno al nucleo familiare, finalmente si vedono riconosciuto un diritto. Era una grandissima forma di ingiustizia. Ecco. Dall'altra parte sappiamo anche e vediamo anche che i ragazzi hanno la necessità e il bisogno di sentirsi riconosciuti come bene comune in un paese che finora ha fatto grandi distinzioni. Non possiamo avallare ulteriori forme di disuguaglianza legate al censo o al reddito delle famiglie. D'altra parte, basta guardare l'esperienza dei paesi europei vicini al nostro, tutte le politiche e tutte le misure destinate ai figli sono universali, non legate al reddito, semmai legate al numero dei componenti del nucleo familiare, in particolare dei figli. Ecco, questa misura può essere una misura che aiuta in maniera specifica anche i nostri ragazzi oggi tanto in difficoltà. Io sono un insegnante e so quali difficoltà ha provocato la didattica a distanza, nonostante sia rimasta l'unico strumento nel periodo più acuto della pandemia per mantenere il dialogo educativo con i ragazzi, la didattica a distanza e poi anche la didattica digitale integrata. E in Italia 300.000 ragazzi non hanno accesso a dispositivi adeguati o a una connessione internet adeguata, e non sempre questo è legato ad elementi di povertà. Molto spesso dipende dalle difficoltà di accesso che in alcuni territori si ha nel collegamento alla rete internet. E nonostante l'intervento delle istituzioni e delle scuole, non si è riusciti a risolvere del tutto questo problema. Ciò ha comportato inevitabilmente un alto tasso di abbandono scolastico, con una conseguente crescita di quei NEET di cui prima si parlava, cioè di quei ragazzi che non accederanno ad un titolo di studio superiore, con conseguenze non solo sul presente di questi ragazzi, ma anche sul futuro dei territori, perché significa avere sempre meno cittadini con competenze, conoscenze, abilità tali che permetteranno loro di lavorare anche per il bene del territorio in cui si trovano a vivere. Si tratta di ragazzi e bambini tagliati fuori dal sistema paese, dalla crescita del nostro paese. La famiglia, d'altra parte, subisce questo stato di cose, perché di fatto le famiglie si sono trovate a dover fare i conti e si trovano a dover fare i conti con un numero esiguo di dispositivi, con la difficoltà di conciliare i tempi di cura con i tempi del lavoro, soprattutto le madri, con la difficoltà di
permettere ai figli di seguire un percorso di studi adeguato. È necessario a questo punto lavorare in maniera integrata e far sì che attorno ai bambini e ai ragazzi si costruisca una rete che, ripeto, a loro dimostri che sono un bene prezioso per tutti, ma che dall'altra parte permetta loro di superare quelle disuguaglianze che impediscono la piena partecipazione alla vita sociale, economica e politica del nostro paese, cito la Costituzione. E la nostra idea è quella di un territorio, di un paese, di città che costruiscano il loro futuro attorno ai bambini, attorno ai ragazzi. E anche attraverso uno strumento già esistente, che sono i patti educativi di comunità, in cui l'ente locale, la scuola, il territorio, le famiglie si mettono insieme proprio per individuare le fragilità, ma anche per potenziare le eccellenze e per aiutare tutti a raggiungere appunto la soddisfazione dei propri bisogni e delle proprie aspirazioni. Si tratta proprio di un percorso politico, sociale, economico che dovrebbe condurre anche ad affrontare nuove sfide, perché il nostro paese si trova davanti tante situazioni di fragilità. Ci siamo fermati a parlare delle povertà ed è giusto, è bene così, però ricordiamoci anche che esistono molte forme di fragilità. La presenza di un figlio disabile, ad esempio, in famiglia fa aumentare notevolmente il rischio di povertà, così come la perdita del partner, le famiglie in cui uno dei due partner è venuto a mancare si trova in condizioni di grande difficoltà legate anche alle norme sugli assegni di reversibilità delle pensioni, che assicurano la reversibilità solo fino ad una certa età del figlio. Ricordiamoci di tutte quelle forme di povertà e di fragilità che, a partire da politiche familiari adeguate, potrebbero condurre proprio al superamento da una parte della povertà educativa e dall'altra all'affermazione di un principio fondamentale, che è il principio dell'articolo 4 della nostra Costituzione, che garantisce a tutti la possibilità di poter scegliere un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale dell'intera società. Grazie. Grazie mille per averci riportato, come dietro l'idea che dietro, come dire, l'apparente neutralità delle discussioni tecniche che abbiamo fatto anche prima, ci sono poi invece, come dire, la carne viva delle famiglie e dei ragazzi, ecco, e dei minori di cui stiamo discutendo. E il suo riferimento al tema dell'educazione come un tema di investimento per le politiche è fondamentale e molto importante. Il welfare dell'opportunità è anche un welfare di investimento e non è soltanto un welfare di riparazione per le difficoltà che sono già nate. La ringrazio anche di questo. Last but not least è Massimo Orselli, a cui cedo subito la parola per l'ultimo intervento. Orselli parla a nome del Forum Nazionale del Terzo Settore, ha collaborato anche ai lavori del gruppo di lavoro e con un contributo che è anche presente negli allegati alla mia relazione. Prego Orselli. Grazie professor Ranci, ringrazio tutti, spero che siamo ancora in grado di seguire, sarò breve, quindi auguro a tutti, mi permetto di chiudere rapidamente. Io parto da quello che diceva il professor Ranci nella sua introduzione, quando descriveva la situazione di alcune particolari famiglie, gruppi di famiglie con la loro fragilità. Il professor Ranci parlava delle famiglie con minori fuori famiglia e circa 30.000 sono i bambini che sono fuori dalle famiglie, in parte in famiglia con l'affido, in parte in istituzioni, e anche l'altro aspetto della fragilità dovuta alla presenza dei ragazzi disabili nelle famiglie. Anche qui l'Istat ha indicato che
oltre circa il 70% dei disabili gravi sono presenti nelle famiglie con tutte le loro età. Io brevemente vorrò descrivere queste due problematiche partendo dalla mia esperienza, dall'esperienza di tante famiglie e soprattutto da quella di tante associazioni che lavorano in rapporto con le istituzioni e lavorano per il bene della famiglia e della società. Parto dalla problematica dei minori fuori famiglia. Il minore fuori famiglia è una problematica evidenziata già da Aranci, come dicevo prima, ma questa famiglia fragile è una famiglia che per varie situazioni si trova in queste condizioni. Si può per povertà educativa, relazionali, per problemi di salute, di malattia mentale, carcere, di tossicodipendenza, alcolismo, incuria, maltrattamento e abuso. E in questa fragilità chi più ne fa le spese sono i bambini, che hanno più bisogno degli altri di essere aiutati. Quindi una prima responsabilità che come istituzioni abbiamo, come realtà tutta abbiamo, è quella di attivare tutte le misure necessarie verso la famiglia, per sostenerla e incrementarne la capacità genitoriale, come sottolineato recentemente anche nel piano predisposto dall'Osservatorio Nazionale per l'Infanzia. E se ritenuto necessario, poi valutare la possibilità dell'eventuale allontanamento del minore, che va accompagnato con l'esperienza dell'affido familiare per ricevere cure, affetto e attenzioni e poter fare un'esperienza, il minore, di riconoscimento del valore di sé, magari in un'altra famiglia dove deve essere temporaneamente accolto. Io sottolineo questo tema della temporaneità. Qual è il rapporto tra il bambino e la famiglia affidataria? Teniamo presente che nell'esperienza dell'affido familiare il centro è l'esperienza dell'affido, non è l'esperienza dell'adulto o della famiglia. Quindi la famiglia affidataria diventa un soggetto che è significativo, che va coinvolto, informato, interpellato. Qui mi ha colpito anche la sottolineatura che faceva oggi la professoressa Giaccardi, come ha fatto in tutti gli altri interventi all'interno dell'osservatorio, sulla soggettività della famiglia, ma che va vista a tutti i livelli, quindi in maniera molto, molto concreta. Dicevo, la famiglia che è considerata come soggetto deve far parte e essere coinvolta in tutte le fasi del progetto dell'affido, attuando quanto previsto dalla vigente normativa e quindi non più solo risorsa strumentale per la realizzazione del progetto di servizi. Non è un altro servizio, è un'altra cosa. L'affido va sostenuto dalle istituzioni e in collaborazione con le associazioni, mettendo in gioco tutti gli interventi necessari, come il contributo economico per la famiglia affidataria, il riconoscimento di tutti i bonus previsti dal sistema previdenziale, in particolare in caso di presenza di bambini in affido con particolari situazioni, pensiamo alla legge 104, sostegno scolastico, e l'assegno, la revocazione dell'assegno unico universale, che segue il bambino, non è di competenza della famiglia. E la definizione di un contributo per particolari problematiche sociosanitarie che i bambini in affido devono avere. Tante volte vengono completamente dimenticate. Un altro aspetto importante è la famiglia e la rete di famiglie. Per l'aiuto alla famiglia fragile e al bambino da parte di una famiglia risulta importante l'appartenenza ad un'associazione familiare, a una rete di famiglie affidatari, come soggetto che sostengono le famiglie. E questa rete, come ricordavo ultimamente anche la Corte Costituzionale, rappresentano una delle più significative attuazioni del principio di sussidiarietà orizzontale. Le associazioni diventano
e le famiglie partecipano alla coprogrammazione e alla coprogettazione e diventano protagonisti insieme agli altri soggetti. Un compito particolare che le famiglie dell'associazione possono svolgere è l'aiuto di famiglie che sostiene un'altra famiglia, sviluppando così una vicinanza e un aiuto nella quotidianità, oltre a poter contribuire sotto tanti altri aspetti, come vedo e cercherò di dire nel punto successivo riguardo ai rapporti con i servizi. Per ridurre la disuguaglianza sociale che può portare il minore fuori dalla sua famiglia di origine, risulta indispensabile il potenziamento dei servizi sociosanitari. Lo ricordava prima la ragazzina, lo ricordavano anche gli altri. Oggi si riscontra su tutto il territorio nazionale, con particolari carenze in tante regioni, la precarietà e l'esiguità di operatori di servizi sociali e sociosanitari. E se questi sono presenti, molte volte senza una specifica formazione, riguardo all'affido ad esempio, per cui occorre prevedere una formazione adeguata per i servizi sociali, e qui bisogna cogliere bene il rapporto che può esistere con l'università, con gli altri enti formatori. Quando parliamo di diversità territoriali, la famosa macchia leopardo, non è solamente tra le regioni del nord e del sud, ma anche all'interno delle stesse regioni, che c'è una diversità impressionante. Guardate, noi che stiamo sul campo, sul territorio, possiamo testimoniarlo e indicarlo a tutti quanti i servizi. Vanno previsti consistenti investimenti economici che consentono l'aumento e la stabilità del personale coinvolto nell'affido familiare a tutti i livelli, per i servizi che operano sul territorio e che possono sostenere le famiglie in difficoltà, il primo punto che dicevo, e per i servizi che hanno la responsabilità del bambino e del progetto di affido familiare. Anche qui le azioni previste dal PNRR devono incidere su questa stabilità dei servizi. È un investimento che è utile per il futuro del nostro Paese. Attualmente c'è un quadro legislativo efficiente che noi riteniamo utile. Sono in corso diversi progetti di legge che sono stati presentati al Parlamento anche dopo i fatti di cronaca del 2019, progetti di legge che vanno valutati, che noi valutiamo positivamente, ma che non devono scardinare quello che è il sistema attuale del sistema affido, perché il sistema attuale funziona, va migliorato, ma funziona. Quindi è importante soprattutto, noi riteniamo, dare seguito a quello che è previsto dalle linee di indirizzo per l'affidamento familiare del 2012, linee che non sono state se non in parte applicate. E tra queste linee, previste nel 2012, sono state realizzate insieme ai servizi, alle associazioni, a tutti gli enti, una prima importante collaborazione che noi chiediamo è quello dei tavoli operativi. Prima la Ragazzini, parlando dell'Emilia Romagna, descriveva questa possibilità dei tavoli operativi a livello regionale e a livello locale, dove tutti i soggetti insieme possono programmare l'esperienza dell'affido, possono verificare, monitorarla e correggerla, ma occorre il contributo di tutti. Anche a colpito quello che Emilia Romagna, Ragazzini, ci sono tante esperienze positive in giro per l'Italia che io ho indicato nell'allegato di cui parlava prima Ranci, che possono essere viste. E queste iniziative che descrivono la possibilità di questo dialogo costruttivo tra realtà della realtà sociale, associazioni e i servizi e le istituzioni. Passo ora brevemente alla seconda realtà, quelle delle famiglie fragili e con disabilità presenti nel loro interno. Questa è una situazione che dicevo che interessa oltre il 70% delle situazioni di disabilità. Sono dati Istat, sono dati miei.
La disabilità di un congiunto può incidere in maniera diversa sui vari membri della famiglia, ma abbiamo riscontrato come le diverse esperienze e sensibilità riescano poi a creare un ambiente migliore per la vita del bambino, del ragazzo o dell'adulto con disabilità. Ma ci stiamo accorgendo che queste possibilità sono sempre in maniera più ridotta. Tante le difficoltà che le famiglie con soggetti disabili si trovano ad affrontare. Famiglie che hanno delle forti motivazioni nell'affrontare queste situazioni. Motivazioni di diverso tipo, motivazioni che nascono dall'accoglienza del bambino appena che nasce con una disabilità, che nasce dalla capacità di accettare quando la disabilità si mostra durante il periodo di crescita, ma tutte situazioni cui le famiglie affrontano senza una preoccupazione di valutare l'esito del rapporto col disabile attraverso un rendimento, delle performance che queste persone o questi bambini possono dare. Un esempio molto semplice: ultimamente ho sentito il racconto di una famiglia che ha un bambino che da 25 anni, che è nato 25 anni fa, scusate, che ora è presente ancora in casa, è totalmente il centro della famiglia. Se questo bambino fosse stato valutato solo per le sue capacità, voi capite che non avrebbe nessun tipo di valutazione. L'unica valutazione che il bambino ha è questa vicinanza, questo amore, questa accoglienza della famiglia in suo complesso che ha avuto. Un ulteriore passaggio, vado a chiudere fra un po', è anche qui il valore delle reti di famiglia. Ossia, io mi sono accorto come nel parlare tra le famiglie e nelle associazioni, come ci sia questo, lo definisco slogan, mai soli, perché non è possibile, o meglio, tutto è possibile, ma è molto più difficoltoso vivere anche queste situazioni da soli. Mai soli nei periodi di sfiducia, di depressione inevitabili nel corso degli anni, sapendo che esistono altre famiglie in situazioni analoghe, che malgrado tutto continuano a tenere duro e a creare giorno per giorno la miglior vita possibile per i loro ragazze, i loro ragazzi e per tutti i loro cari con disabilità. È un grandissimo aiuto. Mai soli, perché dallo scambio frequente di esperienze, di informazioni sulle terapie, di successi e di insuccessi, pur nella bellezza dell'esperienza, si costruisce quel sapere comune che caratterizza le famiglie e la rende protagoniste nei percorsi di vita delle giovani persone con disabilità. Mai soli, perché questo insieme di famiglie è poi in grado di dialogare con le istituzioni, con i servizi. E quello che non è fattibile per la singola famiglia può diventare possibile per il gruppo o per l'associazione. Quello che nasce dalle famiglie è una compagnia, un'amicizia, che diventa sempre più concreta, fatta di momenti di convivenza, di ritrovarsi a mangiare o fare vacanze insieme, ma a volte al tempo stesso pronti ad aiutarsi, ad affrontare problemi sanitari, scolastici, introduzione al lavoro, tutta la vita, e di continuare questo rapporto anche quando magari la famiglia non ha più un bambino disabile perché se ne è magari andato l'adulto in casa. Da questa compagnia tra famiglie in diverse situazioni sono sorte realtà associative che si pongono come soggetto in grado di dare il proprio contributo a tutta la realtà, in dialogo, in relazione con tutti gli altri soggetti che operano con una reale lotta alle disuguaglianze. Concludo anche questa seconda parte richiamando l'importanza dei servizi, perché da una parte le famiglie singolarmente si rivolgono ai servizi, hanno i comuni di riferimento, le ASL, i livelli di distretti sociosanitari,
ma al tempo stesso trovano forti carenze. E questo non è possibile. E talvolta il rapporto con i servizi è facilitato, come dicevo prima, dalla possibilità che siano dei soggetti costituiti, delle associazioni che chiedono ai servizi più attenzione. E questo è fondamentale che possa accadere. Quindi anche in questo aspetto dobbiamo far sì che si riduca la possibilità di povertà. Mi colpiva che recentemente l'Istat evidenziava come ci sia una crescita della povertà con le famiglie disabili, perché talvolta per poter aiutare e sostenere il disabile in casa la madre lascia il lavoro, talvolta capita che sia costretto anche il padre a lasciare il lavoro. Questo l'Istat sta proprio indica come una delle rischi più grossi per l'impoverimento delle nostre famiglie. Quindi è evidente che anche in vista della conferenza della famiglia e in vista del piano nazionale sulla famiglia siano possibili investimenti strutturati, non investimenti spot momentanei, verso tutti i servizi, verso tutte le realtà che operano per il bene delle famiglie. Grazie. Grazie mille anche a Orselli per il suo intervento, ha completato il quadro che anch'io avevo lasciato un po' aperto su questi temi, con importanti analisi sui diversi fronti, diciamo, della vulnerabilità delle famiglie, e sicuramente gli interventi sui servizi sono investimenti a lungo periodo, perché non si inventano in poco tempo e richiedono quindi un intervento, come dire, programmazione e risorse per lungo tempo. Questo è indubbio. E credo che questo riferimento ultimo che lei ha fatto a questo aspetto sia decisivo rispetto alla questione. Bene, io Ilaria penso di poterti lasciare la parola per le conclusioni. Grazie a tutti. Grazie. Gli interventi. Grazie, grazie professore. Grazie a tutti. Io nel chiudere partirei proprio da un passaggio che il professor Ranci ha fatto all'inizio della sua introduzione, cioè che è un po' un'occasione storica questa, perché abbiamo un momento di condivisione politica strategica, di un disegno integrato a livello legislativo, che appunto è il Family Act, la cui misura più importante, l'assegno unico, è già partita in via temporanea, e abbiamo il piano di ripresa e resilienza che ha un focus importantissimo sui servizi. Da quello che oggi è emerso, mi pare che c'è una grandissima convergenza sui temi e un arricchimento dei temi trattati dal gruppo notevole e interessante, il che dimostra che tutti i soggetti e gli attori stanno andando nella stessa direzione, cioè la direzione di un contrasto concreto alle diseguaglianze sociali ed economiche. E quindi io oggi esprimo da parte del Dipartimento un apprezzamento grandissimo per tutti i contributi. E un focus lo farei sui minori, perché oggi in tutti i vostri interventi abbiamo capito che la famiglia e i minori sono strettamente intrecciati, e che il contrasto delle diseguaglianze riguardano moltissimo, ne sono ahimè protagonisti i minori. Quindi io aggiungerei a questa occasione storica, in cui abbiamo un disegno di legge politico integrato, importante, abbiamo l'Europa che ci dà delle risorse per i servizi, aggiungo il piano per l'infanzia e l'adolescenza, che è addirittura di arrivo nel suo percorso e quindi ci dà l'altra parte di visione programmatica. Quindi avremo nel giro del prossimo anno, il Paese sarà dotato dei due piani più importanti nelle politiche familiari, che sono il piano sulla famiglia e il piano per l'infanzia e l'adolescenza, dove il contrasto alla povertà educativa
è centrale, dove il tema degli affidi è trattato, il tema dei servizi a sostegno dell'infanzia e adolescenza sono trattati. Io quindi vi ringrazio, sono davvero lieta di questo, di queste conclusioni a cui avete partecipato tutti, dei vostri contributi, e per gli spettatori e il pubblico ricordo che fino al 15 di ottobre troverete sulla pagina web dedicata che vi ho illustrato sia la possibilità di accedere e contribuire al webinar dello scorso 8 ottobre con il focus sul lavoro femminile, sia ad accedere ai quesiti per il webinar di oggi. Quindi 15 ottobre raccoglieremo tutti i vostri contributi, quelli di oggi preziosissimi dei nostri relatori, e lavoreremo sui report per la conferenza che si terrà nel mese di dicembre di quest'anno. Vi ringrazio, grazie professore, grazie relatori e grazie a tutti coloro che hanno avuto la pazienza oggi. Abbiamo sforato, ma i temi erano moltissimi ed era importante dare spazio a tutti i contributi. Grazie.